Allora, io devo soltanto introdurre il keynote speaker di questo pomeriggio, che è l'avvocato Valerio Spinaci, che fino a pochi anni fa era come voi, era studente di Roma 3 come voi. E abbiamo chiesto di essere testimonial a questo incontro, perché penso che molto più della, diciamo, della quello che la dottoressa Spitzmiller e io possiamo darvi come informazioni di carattere pratico, di, secondo me soprattutto l'idea di andare negli Stati Uniti è qualcosa, ma potrebbe anche essere Shanghai, dico, non è che abbiamo solo il mito dell'America, è qualcosa che uno sente dentro, sente la voglia di essere sfidato da nuove opportunità, nuove occasioni, vede che forse questo paese meraviglioso, bellissimo, almeno io non cambierei con nessun altro, però soprattutto per chi è giovane oggi forse non offre le stesse opportunità che magari offriva 30 anni fa, e quindi bisogna muoversi in un campo più ampio. Allora, il motivo per il quale abbiamo chiesto a Valerio Spinaci di fare questa presentazione è perché lui fa parte di questo gruppo. Ormai sono 6 i ragazzi che sono di Roma 3 che hanno fatto il Dual Degree Program con Vanova Southeastern e che hanno, si sono laureati qui, si sono laureati lì e adesso sono, fanno gli avvocati lì, a Miami. Io adesso, qualcuno di voi ha presente CSI Miami? Sì. Ecco. Allora, in realtà, adesso ve lo dico perché io sono andato, sono appena tornato, quindi non è che vado spesso da quelle parti, è molto, ma molto meglio in termini visivi di quello che si vede nel sito televisivo, che pure non è male quello che si vede. Vi assicuro è molto meglio come, come scenografia, però insomma Miami è un posto, la Florida è un posto che scoppia, è un'esplosione di attività, di iniziative, è un punto centrale di rapporto tra Stati Uniti, Europa, America Latina, quindi veramente un crocevia per cui uno magari non è che si fa, si occupa solo di cose americane, ma si occupa di cose transcontinentali. Naturalmente i continenti sono, ripeto, tra l'altro il fatto di essere latini come, come lingua è un grande vantaggio anche per la fortissima comunità ispanofona sia che risiede in Florida che quella che fa affari in Florida e con la Florida. Quindi piacere di avere Valerio Spinaci, innanzitutto welcome home. Thank you, thank you very much. E quindi a questo punto, Rebecca, do you want to say something? No, solo che veramente questa occasione è speciale perché, come diceva il professor Zenozenkovic, Valerio pochissimi anni fa, mi sembrano un po' meno di quelli che sono, era come voi e come ha annunciato a 2 studenti che non potevano rimanere qui per la presentazione. Quando ha saputo di questa esperienza, poi ti racconterà lui la fortuna che ha avuto in termini di tempismo, ma non ha fatto altro che buttarsi nello studio dell'inglese e del linguaggio giuridico e ha fatto mirare tutte le sue attenzioni su questa possibilità. Non è per tutti, quindi è una cosa da valutare molto attentamente, però può cambiare la vita, quindi ti do benvenuto. Grazie. E grazie. Allora, intanto benvenuti a tutti e grazie per essere venuti, perché è importante anche tenere in considerazione che non è facile coinvolgere così tante persone in un pomeriggio infrasettimanale al di fuori dell'orario didattico. E grazie infinite al professor Zenozenkovic e alla professoressa Spitzmiller che mi hanno dato la possibilità sia di condividere questa esperienza con voi e sia soprattutto di avermi addirittura paragonato dicendo che ero come voi. Probabilmente ero un po' peggio, diciamo che no. Non ero. Ho iniziato, diciamo, e ho come tutti ho avuto
bisogno di un periodo per ambientarmi innanzitutto nello studio della giurisprudenza, che comunque è una scelta che si fa qui in Italia molto presto rispetto a come si fa negli Stati Uniti, nel senso che diciamo qui in Italia noi a 18-19 anni, insomma, usciti dal liceo, dobbiamo decidere cosa studiare e quindi in qualche modo dobbiamo avere più informazioni possibili per quello che è il panorama italiano in termini di facoltà, poi in termini di scuola, quale tipo di università, vicino casa piuttosto che privata, pubblica, eccetera, eccetera. E quindi poi piano piano ci si abitua e si entra sempre di più nell'ottica e nelle dinamiche universitarie italiane. Negli Stati Uniti, come forse alcuni di voi sanno, è completamente diverso perché si parte con il college, quindi c'è una sorta di secondo periodo di high school, quindi una sorta di ancora periodo generale dove si possono studiare diverse materie, anche se con poi un indirizzo comune. E poi dopo questi 4 anni di college, diciamo, uno studente decide cosa fare, quindi decide se vuole fare l'avvocato e quindi va alla law school, oppure decide se vuole fare il dottore, va alla medical school e via dicendo, e fa 3 anni in più. Questa opportunità che l'Università Roma Tre offre è un'opportunità unica innanzitutto perché non ce ne sono altre con questo programma e è un'unicità che poi anche io ho scoperto in un secondo momento perché non capivo qual era il valore di non dover fare 4 anni di college. Cioè oggi se una persona ex, diciamo anche laureata in legge, vuole andare negli Stati Uniti e prendere un JD, quindi un Juris Doctor, che è l'equivalente della nostra laurea in giurisprudenza, deve fare prima 4 anni di college, poi Dal liceo, da, dici? sì, esatto, no, anche oggi dall'università ci sono alcune università che stanno facendo dei programmi, diciamo, dove permettono, dove riconoscono comunque alcuni titoli italiani, però ancora è la minoranza, cioè se io voglio andare domani all'Università di Miami o faccio un master, che però è un diverso titolo, oppure se voglio JD devo comunque in qualche modo ottenere il titolo di college, undergraduate si chiama. E quindi questo è un programma unico e come diceva in qualche modo, non so se qualcuno di voi ha avuto modo già di fare l'Erasmus, se ci sono ex Erasmus, no, quello è stato per me già una rampa di lancio, nel senso che in qualche modo mi ha permesso di aprire la mente e capire l'importanza di una esperienza internazionale, perché io sono andato in Spagna e ho fatto diciamo un Erasmus, 9 mesi di Erasmus, di cui io in realtà ho fatto solamente 6 mesi, quindi solamente un semestre, e che posso dire ad oggi ancora che è stata una delle esperienze più belle che ho fatto nell'ambito non solo della carriera universitaria, ma nella vita in generale, sia per il tipo di amicizie che ho coltivato poi negli anni e che ancora oggi, dopo 8 anni, continuo a sentire, continuo a vedere in varie parti del mondo, perché mi trovo ad andare in Brasile e avere 3, 4, 5 avvocati che avevo conosciuto all'università in Erasmus, che sono contentissimi di ospitarmi, portarmi in giro, farmi presentarmi colleghi e via dicendo, sia poi parlare la lingua e tutta una serie di conseguenze che porta con sé. E mi ha consentito di quindi sperimentare un tipo di, diciamo, esperienza all'estero in maniera soft, quindi in maniera meno impegnativa di quanto poi non è stata la law school. E, dopo questa esperienza, appunto, sono tornato, Rebecca ha giustamente menzionato le condizioni particolari sotto le quali ho scoperto l'esistenza del programma Dual Degree organizzato da Roma 3, grazie al lavoro veramente, veramente faticoso, perché veramente c'è molto lavoro di negoziazione, sono dei processi semplici se vogliamo, ma molto, molto laboriosi, intrapresi dal professor Zenozenkovic e dalla professoressa Spitzmiller, che hanno permesso di avere questo programma Dual Degree, che in essenza permette, come quelli che hanno già avuto modo di
diciamo di informarsi, hanno già magari esplorato, ma per tutti è un programma che permette a studenti universitari italiani di prendere sia di Roma 3, di prendere sia la laurea italiana che la laurea americana, quindi un pieno titolo sia nell'ordinamento italiano che nell'ordinamento americano. Questo dà la possibilità ovviamente di iscriversi alla pratica, fare l'esame d'avvocato in Italia e iscriversi, non esiste la pratica, ma iscriversi all'esame e fare l'esame in America, il cosiddetto bar exam, e in tutti gli stati. Quindi qualunque stato vogliate poi lavorare, potete farlo dalla Florida, al Massachusetts, dove diciamo, vi può interessare andare ad esplorare, diciamo. Quindi, questo è come funziona. Poi nel dettaglio si tratta in pratica, se ancora, almeno quando abbiamo iniziato, si parlava di 6 mesi, quindi si fa una prima fase di 6 mesi, un semestre fuori, si ritorna qui in Italia, si finisce la carriera qui, si finisce la laurea, quindi si fa la discussione della tesi, dopodiché si torna negli Stati Uniti e si fanno i 3 semestri mancanti, quindi all'incirca un anno e mezzo fino a laurearsi in America. Cosa è successo? Io quando ho scoperto questo programma ero in prossimità della discussione della tesi, avevo Prossimità, in prossimità. prossimità Diciamo, chiariamo un attimo cosa c'è. 5 giorni, prossimità era 5 giorni, nel senso che io questo scopro per caso perché ero qui in università a rileggere la tesi, insomma, per discuterla la settimana successiva, ero nei corridoi, vedo questo avviso per caso, poi mi dicono, ah, c'è questo avviso, c'è questa presentazione del Dual Degree Program. Io, che cos'è questo Dual Degree Program? Ah, è un programma, sì, America, Non si ok, capisce. no, sì, no, parole chiave, no, nei corridoi, rumori di corridoio. Quindi, che cosa faccio? Vado a vedere questa presentazione, trovo il professor Zenozenkovic con cui avevo già fatto diversi esami, quindi comunque avevo già avuto modo di conoscere con la professoressa Spitzmiller, con alcuni professori americani che a quel tempo capivo con un po' di difficoltà, nel senso che comunque il mio inglese Un po' era, maccheroni. diciamo, ascoltavo, capivo un po', parlavo un po', diciamo, scrivevo abbastanza, parlavo un po' con difficoltà. E, se non che vado a questa presentazione un venerdì alle 3, un po' come oggi siamo qui, no? Un pomeriggio di oggi, giovedì, ma insomma, scopro questo progetto, vedo slide, presentano università, professoressa Arcabascio, che poi chi di voi insomma, deciderà di intraprendere questo percorso avrà il piacere di conoscere, e altri professori presentano questa iniziativa e dicono che appunto tutti gli studenti di Roma 3 hanno la possibilità di partecipare e di prendere questo Dual degree. Se non che io alzo la mano, dico: ah, io sto. I am about to graduate. Can I participate? Con il professor Zenozenkovic, con molta pazienza, mi chiede: mi dice, quando si laurea, caro studente? E io dico: mercoledì, cioè il mercoledì della settimana. La reazione più o meno, insomma, ero studente, quindi una risata insomma collettiva, e dice: no, purtroppo lei non lo può fare perché deve essere uno studente per partecipare. E io vabbè, sto zitto e finisce, insomma, ascolto la presentazione fino alla fine. Se non che finisce la presentazione, io comunque ero molto interessato a questa iniziativa. Vado a parlare con la professoressa Spitzmiller, dico: professoressa, che anche avevo avuto modo di conoscere grazie proprio alla classe di International Business Contracts, e quindi anche avevo avuto modo di conoscere in maniera professionale, e gli chiedo: professoressa, è un'opportunità, cioè vale la pena secondo lei? E devo, cito testualmente, e mi dice: è un'opportunità che cambia la vita. E io dico: grazie. Vado a casa, ci penso nel weekend, e il lunedì vado a parlare con, decido che voglio provare a partecipare a questa iniziativa, per cui dovevo assolutamente rimandare la discussione della tesi, che era l'unica maniera per rimanere studente. Mio relatore era al tempo Sabino Fortunato, che ancora insegna, quindi alcuni di voi conosceranno,
e vado a parlare col professor Fortunato, aspettandolo alle 8 di sera che finisse la lezione il lunedì, quindi 2 giorni prima della discussione. Vado a parlare con lui, professore, buonasera. E mi fa: ah, Spinaci, mi ha portato la tesi rilegata? No, guardi, professore, io volevo dirle. Dice: ah, mi vuole parlare, insomma, vuole un po' vedere che domande possiamo fare durante la discussione, come funziona la discussione. No, guardi, io stavo pensando proprio di non venire alla discussione. Ma come? Ma lei è pazzo, ma che dice? No, guardi, veramente ho partecipato a questa presentazione, il professor Zenozenko, c'è questa iniziativa, si può andare in America. Può andare in America? E vada in America. Questa è stata la risposta, insomma, del professor Fortunato, che però mi ha in qualche modo aiutato a posticipare questa discussione. Il giorno dopo dovevo formalizzare questo posticipo, quindi sono andato in segreteria, che sapete, insomma, aspetta, fai la fila, prendi il numeretto, e di lì intanto, quando sei lì e attendi, hai maniera un po' il tempo di pensare, ma sto facendo la cosa giusta, ma sto... Sono pazzo o invece è veramente un'ottima opportunità. E morale la favola, arrivo al mio turno, vado lì, vorrei rimandare la tesi. Come vuole rimandare la tesi? No, che vuol dire? Perché domani dovrei fare la discussione, però non devo andare in America, faccio un sunto. E no, questo non lo sappiamo fare. Chiamano un altro, chiamano un altro, chiamano un altro, e arriviamo dalla famosa Luberti, che poi era là un po' il capo di tutta la segreteria, quindi quella che sapeva come si dice, cioè non c'è una procedura, quindi domani la chiameranno, lei non si presenti, perché sono già le liste, quindi lei va e non si presenta e va bene così. E poi la richiameremo, si riscrive per la prossima sessione. Vado lì, tutti i miei amici si laureavano quel giorno, quindi io arrivo la mattina vestito anch'io bene per festeggiare con i miei amici. Mi chiamano Spinaci. Lì così, Questo non lo Spinaci. sapevo. Questo sì. E in Miss in pratica, action. esatto, in pratica festeggio, finisce la sessione, festeggio con i miei amici e dal giorno dopo questa discussione mancata. Ho iniziato a andare tutti i giorni al corsi di inglese intensivo, ho iniziato a Fatto seguire uno stalking Rebecca in per 6 mesi. qualunque possibile, nelle sue lezioni che faceva l'American University of Rome, nelle lezioni di Tipo International Where's Business Conference. Waldo? Eccolo Sì, lì. veramente guardavo film, serie in inglese, andavo, fermavo i turisti e cercavo di parlare con i turisti, cioè qualsiasi cosa che... prego, Buonasera un'altra Silvia. floridiana, ben arrivata. La grande Silvia, che anche lei ha avuto modo di sperimentare una parte della Florida, e in pratica ho iniziato a, diciamo, fare tutto quello che potevo per migliorare il mio inglese in vista della selezione, perché io ho fatto questa scelta senza sapere in realtà se poi avrei potuto o meno partecipare al progetto, perché poi come alcuni sapranno, come quelli che non sanno scoprono adesso, che c'è in pratica un processo di selezione per partecipare a questo programma. Selezione che prevede una classe intensiva di 2 settimane di una materia insegnata da un professore della Nova Southeastern University che viene qui a Roma e che farà lezione a Roma 3, poi con un esame finale che sarà appunto valutato dal professore che sceglierà i candidati che sono 4 candidati, quest'anno 5, quindi c'è un posto, un'opportunità in più per partecipare. E quindi inizio, studio, 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 arrivo a questa selezione e diritto di famiglia, quindi abbiamo questo professore di Roma 3, Timothy Arcaro, che Di Nova. era sì, di Nova, viene a Roma 3, Timothy Arcaro, e insegna diritto di famiglia, 2 settimane, esame, e poi per fortuna vengo selezionato, per fortuna perché, Lavoro. esatto, il lavoro è stato ripagato e ad agosto di quell'anno, che era il 2009, sono andato negli Stati Uniti. In breve mi sono ritrovato in una realtà molto, molto diversa da quella di Roma 3 e che ho avuto modo di, come poi è stato in Italia, di apprezzare un po' alla volta, dove
vista la deformazione, quindi vista o meglio la conformazione del loro sistema universitario, è totalmente diverso dall'Italia. Perché? Perché loro, avendo già fatto 4 anni di college, quindi hanno deciso di fare quella cosa e sono assolutamente motivati. Due, pagano moltissimi soldi per fare questa esperienza, perché se voi pensate che un anno in un'università come la Nova costa dai 30 ai 40 mila dollari di spese per un americano normale, considerato che loro hanno già speso 4 anni di tuition per fare il college, che magari è un po' meno, ma sempre sui 30 mila dollari all'anno siamo, tutti gli americani hanno. Chi ha i soldi no, di famiglia magari o ha zii lontani che gli pagano la scuola no, ma la maggior parte delle persone hanno un debito, si chiama il famoso student loan, di almeno 120 mila dollari con cui partono, poi fanno la law school e sono altri 90 mila dollari per fare altri 3 anni. Quindi sono tutti quanti molto motivati a studiare, molto motivati a... Per carità, ci sono sempre quelli che vengono in classe, si mettono Facebook, questo ci sono anche lì. Però in generale è per loro già un lavoro, cioè già loro stanno iniziando e hanno una mentalità di devo fare bene, devo prendere voti alti, devo trovare già in fare delle esperienze di lavoro, devo conoscere professori, conoscere avvocati e via dicendo per poter entrare nel mercato il prima possibile e con possibilmente il salario più alto. Questo è un po' il gioco, no? Il mondo del lavoro, chiamiamo il mondo del lavoro, che inizia già nel primo giorno di law school. E a quel punto che cosa succede? Che ogni classe voi sarete di fronte ad un vero e proprio, una vera e propria classifica, nel senso che in ogni classe non è come qui che, non so, 4 persone prendono 30, 5 persone prendono 29. 30 persone prendono tra il 20 e il 27, poi molti 18 e poi bocciati. Lì è proprio una classifica, quindi c'è un primo, un secondo, un terzo, un quarto, un quinto e i compiti sono fatti in modo tale, sono quasi tutti scritti e tutti quanti anonimi, quindi non c'è la parte orale, e sono tutti quanti diciamo, pensati e disegnati in maniera da poter. Se, cioè, da poter scremare e fare una vera e propria classifica, quindi dare dei punteggi per ogni classe. Dopodiché questa classifica si trasforma e si traduce in una classifica generale, cioè dove c'è il primo della scuola, il secondo dell'anno, insomma, di quelli laureati, il primo, il secondo, il terzo e via dicendo. Questa cosa si mette nel curriculum, cioè molte persone portano il curriculum, mettono 1%, 10% of the class o mettono la media e via dicendo, perché è una, diciamo, è una componente che ci sono alcuni studi legali che guardano solo questa componente o comunque prendono il top 10% delle top 10 university in America. Alcuni non gli importa, gli interessa il nome, alcuni gli interessa solo la media, alcuni non gli interessa nulla, ma diciamo può essere un argomento di conversazione durante un colloquio. Questo tipo di impostazione è totalmente diverso da quello che abbiamo noi, dove invece lo studio è più teorico, non c'è una grande, diciamo, all'interno dell'università non c'è una grande attenzione al dopo, a cosa succederà dopo, è più vengo all'università, faccio bene, quindi anche gli studenti che sono ottimi studenti in Italia magari hanno poca esperienza pratica, cioè hanno poca dimestichezza con casi concreti. Piano piano si sta lavorando anche su questo in Italia e per questo è poi anche importante la pratica, diciamo, dopo l'università, però in America questa cosa è completamente stravolta, quindi voi vi trovate che l'esame è un caso concreto, ovvero c'è un contratto che è stato rotto, oppure c'è una persona che è stata danneggiata e che quindi dovrà fare una domanda di risarcimento, e via dicendo. Quindi, diciamo, un po' serve, diciamo, un po' ci si abitua alla lingua, un po' ci si abitua al nuovo sistema, e comunque tutti quanti, quasi tutti, ma insomma, gli studenti, di Roma 3 hanno. Da quello che ho avuto modo di apprezzare, hanno comunque avuto ottimi risultati perché se studiate, l'America è molto meritocratica in questo. Se studiate, se fate i famosi compiti a casa, il risultato lo ottenete.
Se non lo fate, avete a volte possibilità di essere fortunati, ma diciamo, la verità è che spesso e volentieri il risultato non viene. Quindi io quello che ho fatto sono riuscito, diciamo, a ottenere ottimi risultati all'università perché, e lo dico, diciamo, lo confesso anche perché potevo divertirmi molto di più, potevo uscire molto di più e via dicendo, soprattutto il primo anno sono stato molto, molto attento a seguire tutte le istruzioni passo per passo, cioè dove i Si dice professori. maniacale. No, non maniacale, non maniacale, siamo stati comunque, insomma. Abbiamo fatto diverse esperienze, dico abbiamo perché ero poi con un gruppo sono partito con un gruppo di studenti che poi per me è cambiato, perché io avendo finito già tutta la procedura italiana, quindi non avendo nessun altro esame da dare, nessun'altra cosa da fare, sono rimasto lì, ho fatto tutta una tirata in qualche modo, cosa che poi è stata un'eccezione che è particolare, che quindi non, diciamo, non era proprio. Oggi non so, ecco, io ho dovuto fare così perché non potevo fare diversamente, però in questo mi sono trovato appunto a veramente avere una corrispondenza tra lo sforzo e il risultato. Quindi dove andavo a studiare molto, dove il professore mi diceva guarda, ogni giorno devi fare la lettura dei casi, vai, vieni fai il brief, cosiddetto brief, dove diciamo, fate una sorta di riassunto del caso che studiate. Io tutti i giorni leggevo, facevo il brief, finivo alle 8-9 di sera, però ogni giorno mi presentavo a lezione con il brief e con il caso, cosa mi ha permesso innanzitutto di imparare tantissime cose sulla storia degli Stati Uniti, perché una cosa molto bella della law school è che il diritto non si studia come da noi sul libro. Sul codice, dove articolo 1, articolo 2, articolo 3, no, si studia sul caso, quindi io vado e leggo Bush versus Gore, o leggo i casi, non so, Marshall lo versus Stato, Marbury. sì, Marbury v. Madison, leggo i casi dove fanno causa al Ku Klux Klan, per esempio, dove il Ku Klux Klan fa causa per dire che la libertà diciamo, per la freedom of speech, potevano avere diritto a installare una piattaforma. E quindi io, da, diciamo, persona europea che conosceva l'America solo attraverso film, cartoni animati e prodotti comunque cinematografici, ho iniziato a scoprire la storia americana attraverso i casi che leggevo e scoprivo tantissime cose, tantissime anche veramente vicende affascinanti che magari avevo solo sentito, percepito o comunque non avevo mai avuto modo di approfondire. E questo mi ha portato poi negli anni a combinare l'esperienza accumulata in Italia e il tipo di studio e il tipo di mente che sviluppiamo in Italia, quindi teorico e in grado di risolvere problemi in astratto molto complicati, e la praticità americana, dove invece al di là dell'abilità di creare un argomento giuridico astratto senza sapere realmente di cosa sto parlando, ma riuscendo in realtà poi a formulare un argomento giuridico, ad applicare tutta una serie di norme che in effetti sono applicabili al caso di specie, lo riesco ad applicare al caso concreto quando mi viene presentato. E questo mi è servito sicuramente ad avere a creare una professionalità che in America non è così frequente, nel senso che gli americani sono molto molto bravi nel specializzarsi in una determinata materia e fare solo quella. Quindi prendono una materia, iniziano a studiarla e non guardano proprio le altre cose, non le guardano, gli arriva un altro caso, no, c'ho quell'altro che lo fa, io faccio solo questo, ah, c'ho quell'altro che lo fa, non si muovono dalla loro zona di comfort, chiamiamola così. E invece noi italiani, che siamo abituati a partire dal generale e poi arrivare allo specifico, siamo anche bravi a capire, sì, questo è il caso concreto, ma si va a inserire in un disegno molto più ampio, quindi parliamo di, non so, diritto privato, parliamo di questo, di contratti, parliamo di quest'ambito. Per loro ogni dottrina è un mattoncino a parte che quasi non ha relazione con gli altri. Questo quindi è una cosa che vi aiuterà molto, qualora, ecco, se decidete di intraprendere questo percorso, sicuramente sappiate che partite con una marcia in più, che è quella di aver comunque già una base molto forte, più forte di quella che magari
percepite oggi stando qui nell'iniziare, però poi vi servirà sicuramente anche l'impegno e vi servirà sicuramente anche la forza di volontà per studiare, per fare quello che vi verrà suggerito di fare, perché poi ognuno, insomma, potete studiare, potete non studiare, la Florida offre tantissime altre, diciamo, opportunità e cose da fare al di fuori dell'università. Il pizzettaro c'ha tante Com possibilità. sì, e comunque per carità, diciamo, gli stipendi sono anche del pizzettaro sono assolutamente non paragonabili a quelli italiani. Dopodiché, qual è stata, insomma, vi racconto un po' la mia esperienza nel lato pratico, perché io non ero né sicuro di voler fare l'avvocato, non ero sicuro di voler stare negli Stati Uniti, perché appunto stando lì e dopo 2 anni continuati, quindi insomma, sì, tornavo magari a Natale qualche giorno, però avendo fatto questa tirata, per quello dico, è stato un caso eccezionale e vi dico che l'idea di fare 6 mesi, un po' di ambientazione, tornare, poi ritornare lì è anche più, diciamo così, graduale, soprattutto se non avete fatto l'altro, soprattutto se è la prima esperienza che fate all'estero, eccetera. Per me fare 2 anni lì è stato proprio come uscire dal mio cervello, creare un altro cervello lì, altre amicizie, altri ritmi e un altro stile di vita, totalmente diverso da quello che facevo in Italia. Per alcuni versi migliori perché, non so, avevo già smesso di fumare, ma comunque non avevo neanche tempo né modo, perché in America non fuma nessuno, qui è solo un vizio purtroppo italiano, e ho iniziato ecco, a fare molto più sport di quello che avevo modo di fare in Italia, di fare tutta una serie di abitudini che nel mio caso hanno, diciamo, mi hanno molto aiutato anche a sentirmi meglio, a crescere, a imparare molte cose al di fuori della pura didattica. Ma sicuramente negli anni ho avuto diciamo così, un ripensamento, nel senso che alla fine dei 2 anni ero stanco. Dicevo, sì, ho fatto 2 anni di grande studio, sono andato benissimo, ho fatto il top della classe, cioè, mi hanno messo nella rivista, nella Law Review, pubblicato sulla Law Review, tutte queste cose. Cioè, però, insomma, mi manca l'Italia, qui non ho memorie storiche con gli amici che ho fatto all'università, cioè non ho tanti ricordi perché ho fatto magari viaggi, ho fatto cose, però erano limitate a quei 2 anni, quindi un po' avevo questa, se vogliamo, questa nostalgia un po' dell'Italia e mi sembrava anche di mancare da molto, ecco, dall'Italia. Se non che cosa è successo? Ho conosciuto un avvocato, che poi è l'avvocato che mi ha permesso anche di rimanere negli Stati Uniti, di iniziare a lavorare, che ha cambiato la visione che io avevo degli Stati Uniti, perché io ero arrivato e realmente ero l'italiano negli Stati Uniti, quindi non mi ero realmente integrato nella vita statunitense. Arrivavo con i miei pregiudizi, con le mie in Italia si mangia meglio, gli italiani sono meglio di tutti, come non c'è niente come casa e via dicendo, tutti questi luoghi comuni che un po' abbiamo sempre quando partiamo e andiamo a visitare, no? Torniamo sempre a casa, che bella Roma, anche se con le buche, anche è sempre Roma. E invece ho iniziato innanzitutto, e questa la racconto perché poi l'ho raccontata, l'ho anche ha avuto modo di raccontarla proprio lo scorso weekend che ero a Washington DC, dove c'è stato il 40esimo anniversario della National Italian American Foundation, che è la fondazione italo-americana che alcuni di voi forse avranno sentito, più grande degli Stati Uniti, e che è quindi un raduno di persone di qualunque settore, dall'imprenditoria, è venuto Marchionne quest'anno per capirci, e da qualunque settore, c'erano giudici della Corte Suprema, c'erano imprenditori, avvocati e via dicendo, che io ho conosciuto, sono 5 anni che faccio parte di questa organizzazione e che ogni anno vado, e che raccoglie tutti questi personaggi che hanno in comune una cosa, l'essere discendenti di persone italiane. Io vi garantisco che dal primo giorno che io mi trovavo negli Stati Uniti, ogni volta che mi presentavo a qualcuno, dicevo, ciao, piacere, sono Valerio, diceva, ah, sei italiano? Sì, anche io sono italiano, mi dicevano, I'm Italian as well. E io dicevo, ah, di dove? Ah, my grandfather was from Naples. E faccio, ah, e tu? No, I was born in New York.
Ah, vabbè, no, non sei italiano, sei di New York. Dice, parli italiano? No, dice, allora non sei italiano. E quindi avevo quasi un rigetto, no, per questo, perché io invece andavo da italiano, mi sentivo italiano, dicevo, tu non sei italiano, sono io, sono italiano, tu sei americano che vorresti essere italiano. Tant'è vero che cioè, Piacerebbe. esatto, sentirete spesso un joke, una battuta in America, dice, il mondo è diviso in due persone. Gli italiani e quelli che vorrebbero essere italiani, no? E questa era una cosa che io sentivo senza percepirlo, cioè era una reazione naturale. Ad oggi mi rendo conto, innanzitutto, che questi italoamericani sono più orgogliosi di essere italiani di quanto lo siamo noi che viviamo in Italia e che siamo italiani, cioè loro veramente hanno la passione per qualunque cosa di italiano che trovano, macchine, cibo, ristoranti, eccetera, eccetera, anche se in realtà non hanno la percezione di quello che vuol dire oggi essere italiano, perché vivono negli Stati Uniti, quindi loro hanno i valori e la percezione di quello che erano i nonni o i nonni dei loro nonni, ma hanno veramente un amore per l'Italia che è superiore a quello che abbiamo noi, che li porta per esempio a venire in Italia ad investire, a venire in Italia a contribuire a, non so, a riparare i monumenti, a fare tutta una serie di iniziative o semplicemente anche a coltivare e promuovere la cultura italiana in America. Può essere aprendo ristoranti, facendo concerti di musica classica, di opera, tutta una serie di iniziative che vengono diffuse lì. E io ho avuto questo momento in cui ho realizzato, dopo aver preso la carta verde, quindi dopo essere diventato un residente americano e quindi poi con la possibilità di richiedere in 5 anni la cittadinanza, ho, come dire, ho realizzato, ho detto, io sarò così. Cioè io, i miei figli magari nasceranno in America e i figli dei miei figli anche nasceranno in America e magari non parleranno italiano, perché io sicuramente gli insegnerò l'italiano, sicuramente li manderò a una scuola dove posso imparare italiano, però poi parlano italiano solo con me, di giorno stanno la maggior parte del tempo in America, l'italiano una, due generazioni magari si perde. E quindi ho pensato questo, in 2 generazioni i miei nipoti saranno quella persona che andranno a parlare con l'italiano e diranno I'm Italian, I'm Italian. E questo mi ha colpito perché da una parte mi ha fatto capire come queste persone sono persone appunto che meritavano sicuramente se non la mia ammirazione, il mio rispetto e che potevano insegnarmi anche molte cose. E oltretutto mi hanno dato una visione, no, di quello che poi è stato il meccanismo di immigrazione dall'Italia agli Stati Uniti nel tempo e che ha portato a un grandissimo sviluppo anche degli Stati Uniti, perché oggi gli Stati Uniti sono fondati sull'immigrazione, quindi sono tutti quanti, non trova quando dite sì, sei americano, ma poi se andate a chiedere c'è chi viene dall'Irlanda, c'è chi viene dall'Italia, c'è chi viene dalla Spagna, c'è chi viene dalla Cina, dal Sud America, Miami la chiamano piccola Cuba perché praticamente da lì emigravano tutti quanti e questa è una cosa che sicuramente l'essere un immigrato in America è in qualche modo un limite, ma è in qualche modo anche una forza perché dà la possibilità di vedere tutto quanto con un'ottica diciamo esterna che permette ecco, di capire alcune cose che neanche loro capiscono. Nello stesso tempo, se si riesce a entrare nel sistema americano, nella mentalità americana, si riesce anche a eccellere, ecco, a fare un percorso che in Italia per vari motivi sarebbe, se non altro, molto più difficile. Quindi questo almeno è stata, ecco, la mia esperienza. E io ho conosciuto poi questo avvocato poco prima di laurearmi. E questo avvocato, appunto, un po' io questo vi lascio una frase che ho sentito e che mi ha molto colpito, che non esiste, diciamo, non è che non esiste la fortuna, ma la fortuna è una combinazione tra preparazione e opportunità. Quindi, se siete preparati e c'è l'opportunità, ecco che siete fortunati. La cosa è che l'opportunità c'è sempre, cioè di opportunità ce ne sono tantissime, quindi quello che realmente conta è la preparazione. E questa cosa che io ho fatto un po' mia, questa frase che ho nel tempo ho avuto modo di
esplorare in America è questione di ogni giorno, nel senso che se è vero che l'opportunità c'è sempre, in Italia c'è sempre, ma magari arriva una volta l'anno, una volta al mese, se va bene. In America può capitare 10 volte al giorno, quindi ogni persona che incontro paradossalmente può cambiarmi la vita, ogni persona che incontro può darmi il lavoro che sogno, ogni persona che incontro può darmi o conoscere o semplicemente darmi un'ispirazione a fare qualcosa che innescherà un processo che per definizione sarà molto più rapido e molto più efficace di quanto sarebbe in Italia. Quindi questa è la vera forza dell'America, questo è il motivo per cui poi quelli che vanno in America, e potete chiedere anche a Silvia che ha avuto modo di magari di vedere questa realtà, e anche se in una fase iniziale, ma come ecco, già vedendo in questa fase iniziale ha avuto, no, un po' di voglia, quasi di fame di avere di più, no? Perché veramente questo è quello che viene, chiamiamola fame, e questa è stata tutta quanta un'esperienza veramente possibile, resa possibile solamente da questo programma. Quindi ho iniziato a lavorare con questo avvocato e ad oggi sono tornato in Italia, ho fatto un tentativo di ritorno in Italia, anche so che ci sono altri nostri alunni e anche altri colleghi che hanno deciso poi di tornare in Italia, e ho massimo rispetto, anzi non ho ancora avuto modo di interfacciarmi in maniera professionale, nel senso non abbiamo ancora lavorato su casa insieme, però sicuramente avremo modo anche nel futuro, e hanno deciso di tornare in Italia e so che tutti quanti hanno trovato grandi soddisfazioni, stanno trovando grandi soddisfazioni in studi internazionali in Italia. Io ho provato, sono tornato, ho lavorato per un grandissimo studio, Hogan Lovells, al quale sono, diciamo, molto affezionato perché ho avuto, insomma, questa opportunità anche di lavorare, di sperimentare l'esperienza italiana. Dopodiché ho avuto questa opportunità, al contrario dall'America, quindi questa offerta di tornare in America per lavorare nello studio Finizio e Finizio dove ancora lavoro, e ci ho messo 5 minuti a decidere, ho detto guarda, ho fatto l'esperienza italiana, ho visto che le strade, e questo che ho citato prima la professoressa Spitzmiller, citerò il professor Zeno Zenkovic, che mi disse la strada in Italia è tortuosa, quindi per fare, per fare carriera in Italia, al tempo si parlava di carriera universitaria, ma in generale, io posso e potete chiedere in qualunque studio legale, insomma, dite quanto ci vuole per diventare partner o quanto ci vuole per alcuni neanche ne parlano proprio, tanto è una chimera che piuttosto, insomma, aprirete il vostro studio prima di diventare partner, ma diciamo che in Italia ecco, c'è una tortuosità che automaticamente prende molto più tempo. Quindi questa cosa mi ha permesso di fare questo programma? Mi ha permesso innanzitutto di trovare le persone e conoscere le persone in America che mi hanno dato l'opportunità di rimanere lì. Secondo, poi di ottenere appunto i permessi, in questo caso parliamo di visto in primis e di carta verde in secondo luogo, per rimanere lì a tempo indeterminato, perché va tenuto a mente che è, come dire, una volta che siete negli Stati Uniti, e io non ci pensavo all'inizio, ero lì, appunto, volevo tornare, quindi non avevo deciso già di rimanere negli Stati Uniti a tempo pieno, e pochi di quelli che vanno lì la prima volta vanno lì con l'idea, ah, adesso vengo, non torno più indietro. Però una volta che decidete di andare negli Stati Uniti e di rimanere negli Stati Uniti, dovete iniziare a pensare, sì, ma che cosa, come posso rimanere negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti si rimane in tre modi: si rimane o perché ci si sposa, quindi o per famiglia, diciamo, quindi se avete dei parenti, o se avete, ecco, se trovate una persona, una persona di cui vi magari innamorate e decidete di sposarvi, e questa persona è cittadina americana e quindi automaticamente vi trasmette la possibilità di diventare residenti. O attraverso l'investimento, quindi
si parla di cifre da 500 mila dollari in su per avere la cittadinanza, la residenza permanente e poi la cittadinanza, e addirittura lo alzeranno da quest'anno a 800 mila dollari, da 800 mila dollari in su, creando 10 posti di lavoro, perché l'America è interessata ad attirare capitali e a promuovere l'occupazione americana. La terza maniera per entrare negli Stati Uniti è attraverso il lavoro. Cioè, se avete un lavoro, una persona negli Stati Uniti disposta a sponsorizzarvi e ad assumervi. Non esiste il tempo indeterminato in America, quindi non aspettatevi, ah, vado, mi prende lo studio. No, ogni giorno vi, diciamo, siete alla prova. Diciamo, tutti, dai professori universitari agli avvocati, a qualunque professione, anche non esistono i notai, ma insomma, qualunque delle professioni che conoscete oggi sono tutte quante at will. Ci sono, ovviamente è tutto negoziabile, nel senso che ci sono penali e via dicendo. Non entro nello specifico perché credo che la normativa vi possa interessarvi meno oggi di quella che è la sensazione di quello che andrete a sperimentare, ma sicuramente è un posto dove le opportunità ci sono e sicuramente è un posto dove il merito viene apprezzato e viene gratificato ogni giorno. Quindi il lavoro io l'ho trovato e ho potuto, diciamo, ottenere il visto grazie al lavoro, proprio grazie allo Studying Law a Roma 3 e a questo Dual Degree Program, che ad oggi, come vi dicevo all'inizio, è una realtà unica. E ve lo dico, io rappresento altre università, una italiana e un'altra università europea, che stanno lavorando per entrare negli Stati Uniti e portare il loro brand, diciamo così, e la loro attività anche negli Stati Uniti, e non è facile riuscire a fare quello che ha fatto Roma 3 per portare studenti lì. Non è facile per tanti motivi. Loro hanno utilizzato un partner locale, Nova Southeastern University, che è una delle università più importanti della Florida. E scoprirete tutto un discorso di ranking negli Stati Uniti, nel senso che c'è una classifica di università fatta, è una classifica in realtà non ufficiale, è una classifica fatta da una pubblicazione americana che fa una lista delle migliori università americane, e quindi la prima e seconda, sempre Harvard e Yale o Columbia, insomma queste qui, e poi si scende. Io non sapevo, quando sono andato lì, non sapevo dell'esistenza di questa classifica e non sapevo quanto questa classifica potesse essere rilevante nella ricerca di un lavoro, perché questa classifica spesso e volentieri è tenuta in considerazione da studi legali, che se non vedono Harvard o Yale dicono non mi interessa, grazie. Neanche hanno letto il resto, vedono subito Education, no, grazie. Ora, Harvard o Yale costano quasi 100 mila dollari all'anno, di 60 mila, ci sono borse di studio e via dicendo, però insomma anche quelle hanno facendole sempre privatamente, hanno un costo molto molto alto. E ho conosciuto molte persone che sono laureate ad Harvard, Yale e Columbia. Erano più preparate di me? Non credo. Erano più intelligenti? Non credo. Alcune avevano più soldi, alcune sapevano di questo ranking o cose di questo tipo e avevano deciso di investire in questa cosa. Io personalmente mi sono sentito, ho trovato la Nova un'ottima università dal primo giorno all'ultimo, al giorno che sono andato via. Ho trovato un rapporto con i professori assolutamente impareggiabile, nel senso che tutti i professori erano accessibili, erano diciamo molto 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 preparati, erano simpatici, erano. Loro venivano a loro volta da Yale, da Harvard, da Columbia, quindi diciamo avevano comunque una preparazione, se vogliamo, top, ma la preparazione reale è quella che vi fate voi, cioè è quella che voi ogni giorno studiando vi portate a casa. Come vi dicevo, non ho faticato neanche un giorno in realtà per trovare lavoro, perché sono andato, per esempio, questo è un consiglio che magari vi darò anche più avanti, però ecco, persone che ovviamente sono state laureate, si sono laureate alla Nova, sono ovviamente ben contente di assumere persone laureate alla Nova. Io sono qui e mi dispiace non essere riuscito a portarli perché erano
in giro per Roma, però sono qui in Italia in effetti per un convegno di avvocati italoamericani perché sono nel board of directors di un gruppo, si chiama National Italian American Bar Association, quindi l'associazione di avvocati italoamericani da tutti gli Stati Uniti. Stiamo facendo un convegno qui con una quarantina di questi avvocati. Da tutte le parti degli Stati Uniti e diciamo c'erano tra questi diversi alunni della nuova Southeastern University, uno che è appunto il mio partner, un altro che è un altro avvocato che ha lavorato per 10 anni, dopodiché ha creato un business dove insegnavano ai neolaureati come passare l'esame da avvocato e ha venduto questo business per molti molti soldi, poi ne ha creato un altro e ad oggi diciamo fa Chris Salamone, è un New York Times best selling author, quindi oggi diciamo fa investimenti, quindi ha smesso di fare l'avvocato e ha un fondo di private equity e fa praticamente investimenti in aziende, real estate e via dicendo, e proprio per farvi avere delle diciamo, se vogliamo, delle success stories di altre persone, anche un po' più grandi di me, quindi un po' più di anni avanti nel futuro, per vedere quelle che possono essere delle opportunità che la nuova Southeastern University e quindi Roma 3 offrono alle persone che decidono di intraprendere questo percorso. Ora non so se già vi ho convinto, vedo le facce comunque molto interessate. Io volevo fare una domanda a Valeria, chiedo scusa, mettiamo da parte la professione, perché poi è chiaro che Sì, poi uno si ognuno lo laurea sa. e poi ci sono tante opportunità, ma se, di raccontare qual è stato il suo giorno peggiore alla Nova, in cui ha detto adesso butto via, adesso basta, finito gli americani, mi servono due spaghi, mi servono torno alla gricia, e il giorno invece è il giorno di maggiore felicità, di maggiore felicità. Allora, bella domanda, questa non me l'hanno mai fatta. Allora, No, perché quello che voglio dire è che non è un percorso rose e fiori, No, cioè no. è un percorso molto impegnativo che dà grandi soddisfazioni, però viverlo, chi lo vede, noi come docenti lo vediamo perché abbiamo un minimo di ritorno, ce l'abbiamo, ma forse chi l'ha vissuto in prima persona è in grado di raccontare meglio le due facce della medaglia. Certo. Allora, bella domanda. Innanzitutto, è giustissimo quello che ha detto il professore e devo anche dire, io ero stato avvertito, nel senso che nella conferenza, che la famosa conferenza del venerdì pre-laurea, si era detto, questo non è un Erasmus, non confondetevi con l'Erasmus perché c'è da studiare, si studia, si partecipa e via dicendo. Io ho detto sì, va bene, però non avevo effettivamente non sapevo a cosa andavo incontro. È vero che è molto impegnativo e lo ripeto, ed è sicuramente se non altro per riuscire, perché voi potete andare lì e avere diciamo, essere studenti mediocri con il rischio, tra l'altro, perché l'America non è come l'Italia, che diciamo, faccio un esame, lo faccio male, poi lo rifaccio la sessione dopo. In America faccio l'esame, il voto che mi danno può essere A o può essere F. Quello è e quello resta. E se io la media scende al di sotto di una certa soglia, non mi laureo e non divento avvocato. Quindi avvocato o comunque non mi laureo, non finisco il percorso. Questa è una legge, funziona così. In America le leggi non è come l'Italia, in America le leggi le fanno per rispettarle e non per apparire, diciamo che non per fare bella figura che hanno fatto la legge. Quindi diciamo questo, l'avvertimento del professor Zenozekovic è molto importante. Se devo proprio ritrovare il giorno peggiore, è il giorno forse peggiore per lo stress, nel senso che, come vi dicevo, dal primo giorno voi siete sotto stress, diciamo così, nel senso che siete sotto pressione perché c'è questa competizione. Che è una competizione non scritta, cioè una competizione che voi sapete, perché sapete che tutti gli altri studenti stanno studiando, che c'è una classifica, quindi alcuni prendono A, alcuni prendono F, è una curva, non tutti possono prendere A. Quindi vuol dire che se noi siamo una classe
e siamo una trentina, e di questa trentina non possono passare tutti, quindi se ci sono 5 A ci saranno 5 F e gli altri saranno in mezzo, quindi se io prendo il voto peggiore e lei prende il voto migliore, al di là che la differenza tra il voto migliore e il voto peggiore erano 5 punti su 100, lei avrà una A, io avrò una C o una D. Quindi, sapendo questo e non sapendo quanto sono bravi gli altri e quanto studiano gli altri, io l'unica cosa che posso fare è stare a casa e studiare. Se poi non studio, prenderò il voto che prendo. Se studio, prendo il voto che prendo lo stesso. Però è una sfida praticamente contro se stessi, perché in realtà non sapete cosa fanno gli altri. Quindi questo è il clima competitivo che esiste nella law school. E io non solo ero stato avvertito qui, ero stato avvertito lì perché addirittura mi fecero leggere il primo giorno in scuola un libro che era Preparatevi alla law school. E io alcune cose che lessi su questo libro non volevo crederci. C'erano delle cose che dicevano: vi nascondono i libri, vi faranno di tutto perché poi io sono molto competitivo, quindi mi piace la competizione, però allo stesso tempo sono anche molto corretto, quindi mi piace una competizione sana, non diciamo coltellate alle spalle. E, mi sono trovato nella situazione dove andavi in biblioteca e c'era da fare un assignment, un esame, c'era un compito, diciamo, dove tutta la scuola doveva utilizzare un libro per fare quell'esame. Il libro non si poteva portare a casa perché si poteva consultare solo il libro in biblioteca. Fatto sta che il libro non si trovava mai, mai, per 3 mesi. Quindi tu che fai? O non usi quel libro, o lo devi trovare da qualche altra parte, o lo compri, o lo trovi su. Insomma, c'erano anche delle sfide oggettive di persone che magari chi l'ha finito l'esame, guarda caso, il libro ricompare il giorno dopo. Quindi diciamo, eri sicuro che non aveva lasciato la biblioteca, quindi qualcuno lo metteva, diciamo, misplaced da qualche altra parte. Senza saperlo. Il giorno peggiore è stato un giorno in cui, per vari motivi, avevo molte sollecitazioni. Quindi avevo da una parte avevo la mia al tempo fidanzata spagnola che era molto, insomma, Needy. passionale, così un po' di liti. Avevo una persona d'Italia che mi stava visitando e così. Avevo 3 esami, era molto vicini ai finals, quindi ero sotto stress, sotto cose, eccetera, eccetera. E mi ricordo un giorno in cui veramente ho avuto quasi un giorno in cui, no, ho detto non ce la faccio più perché troppe cose, non ho tempo, non ho abbastanza, devo studiare, nel frattempo devo fare questo, devo fare quello. Troppe cose, ho avuto questa sensazione come di overwhelming, no? Veramente di molti impegni. Nello stesso tempo, cosa ho fatto poi? Ovviamente ho continuato e anche lì ho imparato una grandissima cosa, che è quella dell'organizzarsi il tempo, nel senso che è molto importante mentre siete in law school, una cosa che non avevo mai imparato qui, perché qui alla fine studi un giorno, poi studi un altro, eccetera, eccetera, è l'autodisciplina, ovvero mettere degli orari e delle scadenze e rispettarle, quindi ogni giorno studiare tot pagine, tot materie, tot ore e poi farlo. E una cosa, anche lì una frase che mi è rimasta impressa dalla law school, che mi ha aiutato proprio in questi momenti, era failing to plan is planning to fail. E questo era, diciamo, è una delle cose che vedrete più spesso negli Stati Uniti, perché se andate in qualche modo, se affrontate una sfida o una cosa di questo tipo senza avere un minimo di piano, può riuscire, ma molto spesso è un terno al lotto, ecco. E questo, quindi il giorno più difficile forse è stato questo, è stata più una non ho mai trovato difficili le lezioni in sé o l'esame in sé, perché poi ripeto, siamo abituati comunque, sappiamo Il studiare, cumulo. eccetera. È il cumulo, la quantità di libri che dovete leggere, la quantità di cose da fare, che quando poi andate a vedere, a cercare di combinarli con una vita sociale, magari dello sport, magari delle cose, non avete più tempo. E la
invece il giorno migliore probabilmente è stato, vorrei dire, forse mi limito alla parte universitaria, perché poi ce ne sono Sì, stati no. dopo, però diciamo forse quello universitario vorrei dire la graduation, il momento finale, cioè il momento è molto particolare, perché sicuramente avrete Come qui, visto, lo stesso. come qui, uguale. No, è particolare, è diverso, perché qui, se vogliamo, c'è la prova della discussione, che quindi è un giorno comunque speciale, perché siete qui ed è il giorno in cui prendete la laurea, però è un giorno in cui siete ancora in performance, cioè c'è ancora stress la mattina, arrivate, devo fare tutto quanto, e poi vi danno la laurea, quindi c'è un senso di liberazione e festeggiamo. Cosa che tra l'altro io, ecco, forse anzi posso dire che questo potrebbe essere il giorno peggiore, il giorno in cui mi sono laureato qui e sono dovuto ritornare in America per iniziare il Fare un altro summer. esame. Per iniziare, perché col fatto che ho fatto tutta una tirata, mi ero iscritto pure al summer semester, quindi per caso la mia discussione della tesi italiana è slittata all'ultimo giorno utile, che la sera avevo l'aereo per ritornare in America. Quindi ho fatto la discussione, ho preso la laurea, sono uscito fuori, ho fatto il brindisi, c'avevo la valigia in macchina, brindisi con gli amici, e sono ripartito senza festa, senza, diciamo, senza celebrare la fine della laurea italiana. Quindi forse questo, se vogliamo, più difficile. Il più bello è stato by far la graduation. Perché? Perché nel giorno della graduation è solamente una celebrazione, cioè veramente è il giorno per celebrare lo sforzo che avete fatto e in qualche modo compensare e gratificare tutti quanti quelli che hanno fatto lo sforzo e si sono laureati. Stavo pensando oggi, quando sono entrata e c'erano le lauree, quanto è diversa, no? È una cosa che io, pur avendola in qualche modo pensata, vista, fantasticata, se vogliamo, non mi ero mai, cioè, no, non l'avevo mai vissuta, quindi non avendo fatto il college o anche l'high school, che erano parte simili, non l'avevo mai sperimentata su di me. E mi sono ritrovato in un palazzetto dello sport, dove giocano i Florida Panthers, quindi il palazzetto, diciamo, dove giocano a hockey, che in Florida sembra strano, ma giocano a hockey, quindi. Così, tutto pieno di gente con un vestito stile Harry Potter, quindi con una cosa che dovete affittare, quindi c'è proprio tutta quanta una procedura diciamo, ad assistere a quella che voi sicuramente avrete visto su YouTube, il commencement speech di Steve Jobs, quello famoso Stay Foolish, Stay Hungry, che è circolato un po' dappertutto. Quindi voi vi ritrovate a ascoltare diverse persone, una persona, un professore, uno studente, un guest speaker, e a volte, diciamo, il presidente della scuola, che fanno in qualche modo che fanno un discorso agli studenti per cercare di trasmettergli delle emozioni, comunicargli, ispirargli alcune idee per il futuro. Ed è commovente. E questo è stato commovente, emozionante, avvincente, cioè erano venuti, diciamo, i miei genitori, ovviamente dall'Italia, quindi è stato anche un momento di riunione della mia vita americana e della mia vita italiana, ovviamente della mia famiglia in Italia, quindi loro sono venuti lì e per la prima volta ho vissuto la vita nel Florida con loro, quindi è stato in qualche modo un momento anche particolarmente profondo con loro, e nello stesso tempo di profonda gioia e consapevolezza che avevo ottenuto un risultato importante nella mia vita. E questa è una cosa che forse in Italia dovremmo un po' adottare di più, perché, ecco, viene magari, si celebra sì una festa, ma non c'è quel momento in cui dico: ah, caspita, ho fatto, dopo, ho messo insieme, dopo 5, 6, 7 anni, quello che è, ho preso il titolo, e vuol dire qualcosa, cioè ho ottenuto qualcosa. In quel momento invece si celebra questa realtà, in qualche modo, questo successo. E questo mi ha colpito molto, in particolare nel mio
nel commencement speech che hanno fatto, diciamo, cioè, hanno parlato un mio professore, perché poi anche lì tutti sono coinvolti, c'è cioè un po' una maniera social, perché tutti gli studenti possono votare il professore che vogliono che parli, possono votare lo studente, poi invece il guest speaker viene selezionato. E da noi c'era un guest speaker che era comunque una giudice, c'era della Corte Suprema della Florida, c'era il professore e lo studente che poi era stato anche diciamo, l'editor in chief, il capo editore della Law Review. E hanno fatto un ottimo lavoro nel loro discorso e nella loro esposizione, e devo essere sincero che mi hanno lasciato, oltre che tante idee, tanti ottimi spunti di riflessione per il futuro, una sensazione di gratificazione per quello che avevo fatto, che sicuramente mi aiuta e mi ha aiutato in tante occasioni in seguito a avere più sicurezza in me stesso quando andavo a parlare con altre persone, con clienti, con altri avvocati, anche quando andavo appunto a sostenere una prova che poteva essere il bar exam. E questo è qualcosa che in Italia non c'è molto, nel senso che veramente io addirittura scherzando lo dico ai colleghi americani, però in Italia quasi se no, uno non ha i capelli bianchi o i soldi in famiglia, o tutte e due, non viene preso sul serio, diciamo, perché c'è in qualche modo una realtà, un'infrastruttura che per definizione è in mano ad una. C'è uno sbalzo generazionale, per cui. Don't look at me, please. No, 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 no. Because it was still to answer your Il question, quadro so. è quello che ci ha fatto discutere, i Anzi, capelli no. bianchi, Il piano, no, no. piano, No, 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 anzi, L'altro giorno c'è la professore, Mattarella, sì. guardiamo quelli che Esatto, erano davvero bianchi. quelli no, non sai, il professore in Florida era biondo, fa qui, fa. No, scherzi, Biondo la Trump. scherzi a parte, no, però è una realtà che insomma, in Italia è purtroppo quotidiana e che è difficile, che quindi anch'io venivo in Italia, magari mi facevo crescere la barba per andare a meeting anche importanti, dove in America mi dicono: ma come, perché c'è la barba? Vuoi fare il terrorista? Vuoi insomma, vuoi farti fermare all'aeroporto a tutti i costi? È un'abitudine che è prettamente italiana, al di là delle mode, però che sicuramente aggiunge un po' di gravitas all'immagine, perché poi la prima impressione, al di là di quello che poi possiamo costruire dopo, è molto importante. E, detto questo, ecco, ho cercato di darvi una panoramica di tutto, e non volevo vendervi il programma, nel senso che non volevo farvi venire voglia di partire a tutti i costi, ma sicuramente volevo darvi una panoramica di quella che è stata la mia esperienza, che sicuramente è stata diversa per ognuno magari delle persone che forse avrete modo di conoscere in futuro, che comunque potete contattare, che hanno avuto come me la stessa opportunità, che nel mio caso è stata molto, molto positiva, e per questo sono molto, molto grato a Roma 3 di avermi dato questa possibilità. E nello stesso tempo di condividere, perché secondo me una cosa che, ecco, in Italia manca è la contribuzione da parte delle persone delle loro success stories, un po' per l'evasione fiscale, nel senso che per evitare che diciamo, le persone vedono quanto ho successo, o comunque siccome magari c'è meno abbondanza in Italia, e quindi quando qualcuno ha un mini tesoro o qualunque cosa sia, diciamo, cerchiamo sempre di ridurlo. Non so, no, ancora devo capire esattamente, sono tante cause, però la cosa che veramente
si distingue l'Italia dall'America è che qui chiedi a qualcuno cosa fa, ma c'è una piccola azienda, così, e in America magari è lui da solo, dice, no, I run a business, I'm a businessman, I'm an entrepreneur, sono un imprenditore, faccio, perché diciamo in America danno molta importanza e cercano, ecco, hanno questa sicurezza in se stessi che a noi forse manca, o comunque che cerchiamo di sempre di ridurre, di guardare in piccolo per evitare di creare invidie, per evitare di Questa è la creare, chiave. ci sono diciamo, non è, secondo me, non è un solo fattore, è proprio la cultura che ci porta a fare questo, ma che ci porta quindi a non avere tante storie di successo che raccontino il loro successo, che magari può servire ad altri per ispirarli, per fargli venire un'idea, dice, ah, forse lo posso fare anch'io, forse se l'ha fatto lui che parla inglese peggio di Totti, forse posso partire anch'io e sperimentare questa cosa. E nello stesso tempo può dare poi l'opportunità di conoscere anche persone che magari in futuro ci possono aiutare, perché so che c'è quella persona che ha fatto quella cosa, quindi non devo reinventare l'acqua calda o reinventare la ruota, ma posso parlare con quella persona che l'ha già fatto per avere una risposta immediata. E quindi, diciamo, nel mio piccolo, mi considero, diciamo, una persona che ha avuto de determinati successi accademici e nella vita, eccetera. Mi sento, come vi dicevo, molto fortunato. Sono arrivate tante cose grazie anche alle persone che ho conosciuto in questo cammino, perché poi sono tutti, secondo me, se ci fate caso, no? Quando uno dice mi sono fatto da solo, pensiamo tutti alla stessa persona. Diciamo che siamo tutti self-made men, cioè ci siamo tutti fatti da soli, però in realtà poi sono pochi quelli che lo riconoscono, cioè sono pochi quelli che lo dicono pubblicamente, cioè quelli che magari hanno avuto molto molto successo sono gli unici che lo dicono. Quindi la verità è che ci siamo tutti fatti da soli, ma nessuno realmente arriva dov'è senza l'aiuto e il contributo di tutte le persone che ha incontrato nell'arco della vita e dell'esperienza che ha fatto. E nel mio caso, ecco, questo mi ha portato ad essere qui oggi e a condividere questo con voi. Sono, come vi dicevo, molto grato di aver avuto questa possibilità e sono a disposizione se avete qualsiasi domanda. Infatti, innanzitutto facciamo un bel applauso. A voi per avermi sopportato. E poi ovviamente lasciamo le domande a tutti voi che forse volete sapere da lui. Premesso che Domande? poi gli aspetti proprio pratici, pratici, poi è chiaro che poi fanno, Siamo. no, nel senso che poi avremo modo di dare tutti i dati più pratici, però proprio sull'esperienza di Valerio Spinaci credo che se ci sono delle curiosità, delle altre domande. Mentre pensate alle possibili domande, vorrei ringraziare anche io a Valerio perché, come potete immaginare, lui è una persona eccezionale e ha avuto questo insight, questa idea di poterlo fare, di volerlo fare. Ha fatto un rischio abbastanza grande, posticipando tutta la laurea. Insomma, peggio che andava. Sempre laureava, però insomma intanto faceva questa cosa un po' eccezionale. E, però quello che lui dice sulle tante persone che costruiscono questa possibilità, veramente la verità è lui e i suoi colleghi fanno parte anche di queste persone che l'hanno costruito. Questo progetto non sarebbe andato tanto bene se gli studenti che andavamo e che inviavamo lì erano dei perdenti che non studiavano, che erano antipatici, che fallivano. Insomma, per fortuna abbiamo avuto le idee buone dall'inizio per fare il selezionamento, eccetera, cercando di identificare quegli studenti che potevano fare e sono diventati i nostri ambasciatori veramente in tutti i sensi perché i legami fra le due università si sono strette. Poi devo dire che devo poter dire che anche io sono una laureata della Nova e questo non però contribuiva in nessun modo perché era già fatto questi accordi prima che io lo sapessi, insomma dall'inizio era una coincidenza di tante coincidenze poi, Predestinazione. predestinazione diciamo quello che era.
E comunque io sono una laureata della Nova Southeastern University, quindi sono doppiamente più orgogliosa di tutti gli studenti, incluso Valerio che in prima persona ha vissuto queste esperienze, ha voluto venire qui per condividere tutti questi bellissimi pensieri con voi oggi. E devo aggiungere che quello della graduation è veramente forse il massimo, perché della cultura americana, con tutte le americanate che fanno alla graduation ceremony, dalla musica, dan, 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 tutti in lacrime dall'inizio, perché fanno la marcia C'ho il che video ancora. entrano. Ed è veramente un'esperienza unica, e ripeto, non per tutti, però sono veramente grata per aver sentito questo tuo racconto. Quindi, domande, dai, non fate timidi, perché poi dopo vengono tutti da te e dicono: ah, senti, non Sì, volevo chiedere esatto. davanti a tutti, Questo no, però. fa parte, anzi, io ho scoperto, vi approfitto per fare un addendum. Una cosa che per esempio ho imparato, e questo è anche questo era totalmente diverso. Io anzi chiedo scusa forse per essere stato molto italiano in questa presentazione, nel senso che Come? è stata in qualche modo una presentazione unilaterale dove io presentavo e voi ricevevate la presentazione. In America il sistema è il sistema cosiddetto socratico, quindi la lezione viene fatta praticamente esclusivamente sulla base. Io ho iniziato all'inizio, non era diciamo off the records, ma ho iniziato a farvi alzare la mano, ma in realtà la lezione in America è tutta quanta così. Quindi chi ha letto il caso? Allora parliamo del caso. Cosa succede in questo caso? Che cosa ne pensi? Tu rispondi, tu Qual è l'issue? e questo tipo di diciamo, si stanno svegliando gli Stati Uniti. Questo tipo di diciamo di modo di affrontare la lezione è rivoluzionario rispetto a quello a cui ero abituato, e quindi ho iniziato a capire quanto il mio contributo, anche solo facendo una domanda al professore, quindi chiedendo una cosa che non avevo capito, o anche solo alzando la mano per condividere una cosa, una mia esperienza, e dire: ah, io infatti ho letto il caso e ho pensato quest'altra cosa, poteva aiutare altri a capire una cosa che non avevano capito, oppure a vedere un altro punto di vista, oppure il professore diciamo, ad andare avanti a spiegare una cosa che magari non aveva spiegato in maniera chiara, o non aveva diciamo, non aveva fatto l'esempio giusto. E quindi era un modo di imparare collettivo, chiamiamolo oggi, lo chiameremo social, dove tutti quanti partecipavano e tutti quanti partecipano, perché poi E ti si è fa. piaciuto questo, Mi è vero? piaciuto moltissimo, e quindi da persona che magari ero riservato, mi mettevo, venivo in classe, magari sì, mi mettevo davanti per ascoltare meglio se non c'era il microfono, però tendenzialmente non partecipavo moltissimo, ad arrivare a una situazione dove tutti i giorni, almeno una volta in ogni lezione, alzavo la mano, chiedevo una cosa, mi facevo una domanda, parlavo, e questo veramente mi ha aiutato sia a capire meglio poi e a entrare meglio nella realtà, sia a ottenere migliori risultati, perché ecco, non avevo, mi sono liberato totalmente dalla paura di no, non chiedo perché magari faccio la figuraccia, perché faccio la domanda studia. Siccome sentivo certe volte, facevano di tutti quanti, sicuramente c'era almeno uno che faceva una domanda che a mio avviso, poi magari invece quella domanda aiutava qualcun altro, però diciamo, mi sono sempre trovato nella situazione di avere una mini gratificazione dal fare la domanda, e questa è anche quella è un'abitudine che dobbiamo sviluppare, dobbiamo iniziare ad avere, perché se no siamo sempre un po' nel retro. Quindi al di là, se adesso avete domande potete farle, ma al di là non volevo invitarvi a fare domande, volevo solo dirvi che se in generale cercate di sempre affrontare queste cose con una mente aperta e con un'attività, cioè diciamo, ecco, con una partecipazione attiva, perché poi è stata quella che a me ha permesso di condividere
cogliere l'opportunità in primo luogo, cioè andando dal primo momento in cui ho alzato la mano per chiedere se potevo partecipare al programma, pur vero. laureandomi la settimana dopo, se Pur magari. rischiando le risate. No, se non avessi alzato la mano quel giorno, paradossalmente, non, magari sarei tornato a casa pensando di poterlo fare, mi sarei arrivato il giorno prima, magari le cose sarebbero andate diversamente. Alzando la mano quel giorno mi sono tolto questo dubbio e ho avuto la possibilità di prendere l'opportunità che altrimenti avrei perso. Poi dal punto di Questo. vista nostro dei professori le domande fanno sempre piacere. Io non mi Ah, ricordo sì. tecnicamente la domanda che ha fatto dalla professoressa Akabash un giorno, poi te lo chiederò in privato perché ci ha fatto tanto ridere ora. Sentiamo poi i ragazzi. Ci sono domande? Io no, ma Ecco. crede che questo percorso sia specificamente indicato per chi vuole intraprendere la professione di avvocato negli Stati Uniti? E perché lo voglio mettere in relazione con fare un master dopo la laurea in Italia all'interno degli Stati Uniti? Cioè intraprendere relazioni lavorative all'interno degli Stati Uniti, qual è il percorso più indicato, quello che fa inserire meglio il lavoro, quello economicamente più vantaggioso, eccetera. Ok, grazie intanto per la domanda, che è assolutamente calzante, nel senso che io, come dicevo prima, io non avevo ancora deciso di voler, nessuno nella mia famiglia era avvocato, non avevo diciamo, la vocazione, anzi, scelsi giurisprudenza al tempo perché un amico di mio papà, avvocato, mi disse. Nel dubbio, io ero indeciso tra economia e giurisprudenza. Nel dubbio mi disse: se sei nel dubbio, consideravo che se fai economia non puoi fare quello che fai giurisprudenza, mentre se fai giurisprudenza puoi fare quello che faresti con economia, scegli giurisprudenza. Io seguì il consiglio e sono ancora grato, insomma. Però ecco, non avevo assolutamente la vocazione di diventare avvocato. Sono diventato avvocato, peraltro, in vari stati degli Stati Uniti, nel senso che poi sono stato negli Stati Uniti, ho fatto l'esame in diverse giurisdizioni, perché c'è un bar exam per ogni stato. Alcuni stati si danno la cosiddetta reciprocity, che è un po' quello che sta avvenendo, cioè che avviene C'hai il già da. record, mi sa, ce n'hai. Sì, c'ho il record, nel senso che ho passati 4 in America, Florida, California, New York e New Jersey, e poi ho fatto l'esame in Italia. In Europa arriva questa, cioè questa, diciamo, no? Cioè lo stesso principio che è appena iniziato, quindi c'è il discorso degli abogados, chi lo va in Spagna, chi va in Romania, in Spagna adesso hanno messo l'esame, quindi diciamo, Comunque la se domanda è meglio laurea o il master? No, meglio la laurea. La risposta è meglio la laurea, perché con la laurea avete Puoi la fare il bar. possibilità di fare il bar in tutti gli stati e non solo, ma avete la possibilità veramente di imparare molto la cultura e tutto il resto. Il master è più un facciamo, mettiamo tutto insieme in un anno per darvi il titolo e la possibilità di fare gli avvocati a New York e in California da qualche tempo. Io, non avendo fatto il master, poi è ovvio che non ho, diciamo, non posso dire se l'esperienza è meglio o peggio. Sicuramente io mi sono trovato bene e ho avuto delle possibilità che le persone che avevano il master non hanno. Ho avuto una facilità anche nel passare il bar exam che le persone che fanno il master non hanno. E posso dire che anche molto spesso persone mi rispettano di più perché ho fatto la laurea e non solo il master, questo come idea. E non volevo fare l'avvocato, ho deciso di fare l'avvocato dopo e per rispondere, diciamo, secondo me è un'esperienza che è importante a prescindere perché ci sono molti avvocati della law school, cioè persone, non avvocati, scusi, ci sono molti studenti, miei compagni della law school che hanno fatto altre cose, chi va a fare l'agente sportivo, chi va a fare l'imprenditore o ha aperto una distribuzione di birre, fa diciamo una brewery company, quindi imprenditori, c'è cioè di tutto, quindi assolutamente sono scollegate, ma da una preparazione che comunque ti servirà in qualunque cosa farai nel futuro. Grazie, grazie per la domanda. Dal punto di vista linguistico, quando lei è partito, era già preparato per quello che poi avrebbe dovuto fare lì, oppure ha coltivato, seguendo le lezioni, lì un po' di più l'inglese? Ottima domanda anche questa. Il mio inglese era, come dicevo,
scarso, è migliorato nella preparazione prima della partenza. Sono arrivato lì, insomma, il primo giorno facendo una anche insomma, con un inglese che secondo me non era eccellente, e l'ho sicuramente migliorato perché comunque scrivevo tutti i giorni perché facevo i brief. Leggevo tutti i giorni, parlavo tutti i giorni, quindi in 2 anni veramente ho avuto e oggi, a tutt'oggi ho un accento italiano molto marcato che tra l'altro tengo e sono contento di tenere e di avere perché poi alla fine, ripeto, l'inglese, Il fascino. l'americano non c'è, no, al di là degli effetti che può avere su alcune, diciamo, americane, però diciamo che non c'è un americano puro, se vogliamo, cioè tutti quanti sono immigrati, quindi tutti hanno un accento, chi indiano, chi cinese, eccetera. Quindi l'inglese assolutamente si impara anche via via facendo l'università. Ovviamente bisogna avere un livello tale da poter almeno capire quello che si legge e quello che si scrive, però insomma non, è sicuramente un'opportunità per impararlo. E a Miami c'è anche lo spagnolo, che tra l'altro io parlavo per l'Erasmus, ma che è molto facile imparare perché c'è una grandissima popolazione sudamericana. Ascolti, io ti purtroppo devo scappare. Certo. Ci vediamo, professore, ci vediamo presto. E Sono niente, anch'io al valesano. giustamente, grazie infinite per. Sì, Io rimango un no, altro sono io po' che devo andare per. perché ho un impegno alle 6, sono qui Grazie per mille, anzi, salutare. per il tempo. Ci vediamo. Se vuoi, ci sarà un meet and greet con gli avvocati italoamericani all'NH Hotel dalle 6:30 in poi, e poi una cena con altri avvocati internazionali. Se è libero, se no, ci rivediamo Grazie, prossimamente. arrivederci. Grazie per la domanda. C'era. Sì, volevo chiedere se la laurea italiana, qualche considerazione anche a fini di un colloquio dato di lavoro, oppure è semplicemente un quid che può dare un doppio approccio tra un sistema di lavoro Per lavorare lì? oppure è una nuova vita, cioè non, la metti da parte. Allora, la mia esperienza questa è domanda puntualissima perché tanto poi la law school o non law school, se volete lavorare fuori, cioè riguarda un po' tutti. E la mia esperienza è che la laurea americana per lavorare in America serve assolutamente meno di zero proprio. Meglio avere esperienza in un'azienda piuttosto, almeno dico, ho lavorato al bar, posso fare il cameriere, i camerieri magari guadagnano 50.000 dollari l'anno di più le mance, quindi comunque è una cosa dignitosa, vado a trovare un lavoro da cameriere, ma almeno ho un'esperienza lavorativa. Dico, ho una laurea in Italia, dice, va bene, grazie. Nel senso, non parli, non vuol dire che parli inglese, non vuol dire che hai esperienza pratica, non vuol dire che hai nulla, hai una laurea come tanti in Italia, ma cosa sai fare, a cosa mi servi? Quindi questo è un po' io sono andato al Consiglio dell'Ordine, è triste, ma è così, nel senso, sono andato al Consiglio dell'Ordine di Roma l'altro giorno a prendere la copia del tesserino che mi ero perso e vado a. Vedo una pila di fogli, vado a vedere, erano tutti quanti curriculum di persone che lasciavano il curriculum su un tavolo al Consiglio dell'Ordine dove si fa la fila, quindi dove, nella saletta dove si prende il numeretto per aspettare. E una cosa che mi ha dato, dico, una persona che mette il curriculum su un tavolino sperando che un avvocato che sta in fila a Madonna, prendere che il lavoro tesserino atroce. lo consideri. Mi sembrava, poi oltretutto con tutti i siti, cose eccetera, mi è sembrato veramente un segno quasi di disperazione, no? Nella cosa. Certo, io sono anche alcuni ho presi, stavo lì, alcuni ho letto, cioè, vedi questo ha lavorato, questo c'ha esperienza, chi è M&A, chi è Mergers Acquisition, chi fa quest'altro, chi così, già, chissà. Dopodiché dico sì, ma tanto. Ecco, se mi dici parlo inglese perfettamente, ho fatto la laurea americana, dico, ah, vabbè, parla inglese perché ha fatto la laurea americana, magari ha pure preso voti buoni, vuol dire che comunque ha una conoscenza inglese e del diritto che gli ha consentito di fare questo per lavorare in America. Poi per lavorare in Italia, laurea 110 e lode, sarà, diciamo, viene a fare la pratica.
e via dicendo. Quindi sono due mondi diversi, però chiaramente, e non aiuta neanche a livello di visto, perché come visto può aiutare per un visto di lavoro H1B, per il visto per una carta verde ci vuole molto tempo perché non è considerato un advanced degree dagli Stati Uniti, quindi il presupposto per avere una preferenza nella richiesta della carta verde è quello di avere un advanced degree negli Stati Uniti, quindi un graduate degree che la laurea non ha, e quindi non ha un valore reale in Questo di America. magistrale non è considerato. No, no, da solo no, è considerato come undergrad, quindi non è considerato, per il visto non è considerato, cioè per l'H1B sì, ma non è un advanced degree che dà la preferenza IB2 Ho per la capito. carta verde. Quindi comunque anche di questo, poi se qualcuno di voi ha, a parte la sessione di oggi, posso lasciarvi sia i miei contatti, sono contento di parlare se avete dubbi o domande, eccetera, di rimanere in contatto. Diciamo, noi facciamo anche immigration come studio legale, quindi aiutiamo sia, diciamo, le persone, le aziende e in generale i clienti europei o comunque chiamiamo extracomunitari che vogliono immigrare negli Stati Uniti a prendere il visto, aprire la società, a fare tutta una serie di pratiche che poi consentono l'internazionalizzazione, noi la chiamiamo, per loro è semplicemente doing business in America. E quindi sono ben contento di anche parlare con voi. La premessa è che quando andate a studiare avete un visto da studente che vi viene dato all'università, quindi non, diciamo, non c'è bisogno né dell'avvocato né niente, ve lo dà l'università e potete stare lì per tutto il tempo della pratica. Una volta che finite la vostra carriera, il vostro percorso universitario, avete un anno di tempo che si chiama OPT, si chiama Optional Practical Training. E vi consente per un anno di godere dei diritti e privilegi che hanno i cittadini americani, quindi potete lavorare per chi volete, per essere pagati e tutto quanto, ma alla fine dell'anno dovete uscire. Quindi l'obiettivo in pratica di questo periodo di prova, di pratica, è quello di trovare diciamo una posizione stabile, stabile non nel senso che è un lavoro a tempo indeterminato, ma è una persona che dice sì, ok, mi piaci, lavori bene e quindi sono disposto ad investire su di te e a prenderti per lavorare e farti il visto per rimanere negli Stati Uniti un po' di più. E questo è un investimento che io, se avete deciso di venire negli Stati Uniti, inizierei a fare praticamente dal giorno 1, cioè dal giorno 1, ecco, inizierei a cercare persone negli Stati Uniti che già lavorano, che hanno una residenza, eccetera, inizierei a cercare delle possibilità anche di lavorare o di fare un internship, no? Il cosiddetto stage d'estate piuttosto che part-time, piuttosto che E questo così. è vero sia per quelli che vogliono andare, cioè, che hanno l'obiettivo di andare a restare negli Stati Uniti, e sia per quelli che comunque vogliono tornare qui per lavorare. Corretto, secondo me sì, nel senso che l'OPT dici l'anno. Sì, cioè l'anno finale è facoltativo, qui potete rimanere o potete tornare in Italia. Se decidete di rimanere dovete trovare un employer, cioè dovete rimanere, ma è subordinato al fatto che trovate qualcuno con cui lavorare lì negli Stati Uniti. È chiaro che ci sono anche, io lo dico perché arrivano richieste da americani, da tutti i tipi di persone, chi sta facendo l'OPT, chi ancora no, eccetera. E è chiaro che, lo dico perché oggi sono anche nella posizione dell'employer, cioè sono nella posizione della persona che assume diversi collaboratori per lavorare, è chiaro che la prima cosa che io guardo in una persona è il mio vantaggio, no? Perché qualunque persona che cerca lavoro ha in mente cercare il lavoro che mi paga di più e che mi dà più stabilità. Per
per l'employer l'obiettivo è cercare persone che posso pagare di meno e che mi è meno di impiccio qualora domani, per qualsiasi motivo, non posso pagarlo. Quindi queste sono le due esigenze, no, delle due parti. In America, dove non c'è molta interferenza del governo, cioè dove non ci sono contratti tipici, vincoli, subordinazione, eccetera, eccetera, è tutto negoziato, quindi io posso negoziare con l'impiegato e dire: senti, io ti prendo, ma ti pago X, ti va bene? Sì, no, ciao, no, non ti do vacanze, ti va bene? Sì, no, ciao. Dipende da, ovviamente, le due parti, quale sarà la soluzione finale. Cosa significa questo? Che se le due parti hanno un potere contrattuale identico, probabilmente ci sarà un contratto, chiamiamolo così, più equo. Se le due parti hanno un potere contrattuale molto sbilanciato, il contratto anche sarà sbilanciato. Quindi, se io devo prendere una persona che ad oggi non mi porta nulla perché arriva, non sa fare il lavoro che devo insegnare, non sa fare, non parla magari bene inglese, non è proattivo, cioè devo spiegargli io, devo forzare io, è un peso, lo devo pure pagare, non vale la pena. Se invece quella persona viene e mi dice: ah, faccio questo, faccio questo, faccio questo, ah, non ci hai pensato, ah. È quella persona quasi che ti dico: cavolo, questa persona è indispensabile, o comunque, se non è indispensabile, ovviamente all'inizio è che nessuno, sono tutti utili, nessuno è indispensabile, ma si conquista in qualche modo, diventa piano piano sempre più utile, fino a che diventa in qualche modo indispensabile. Quindi a quel punto, ecco, il potere contrattuale diventa quasi uguale, e quindi dico: sì, ok, negoziamo, vuoi le ferie? Non ti preoccupare, vai in ferie, vuoi lavorare a casa? Lavora da casa, vuoi fare vuoi un aumento? Prendi l'aumento, e via Una dicendo. Rolls Rolls-Royce, Royce, prendila. prendi la Rolls-Royce, chiaro. E ci sono, è vero, quindi in quest'ottica, diciamo, è una cosa che, per quello dico, si conquista con il tempo, e dal primo giorno si inizia a lavorare, quindi dal primo giorno di università si inizia a costruire questo potere contrattuale. E detto questo, poi Che possono ognuno è fare già diverso. da adesso? Speak English. Really? No, cioè parlate. What about work too? Is there any way they can start preparing, getting little jobs or? Sì, tutto aiuta. Se voi, per esempio, questa cosa, ecco, in Italia non c'è molto. Io ho sempre lavorato, non so quanti di voi lavorano oggi, fanno, studiano, brava, Pochi. ecco, pochi. Io ho sempre fatto, bravo, ho visto anche voi, no. Diciamo, io ho Glielo sempre lavorato non perché avessi bisogno, perché sono, diciamo, stato fortunato che i miei genitori potevano, tra virgolette, mantenermi agli studi, nel senso che poi in Italia, ecco, è diverso dall'America, quindi non devo fare lo student loan, però vivevo con i miei, poi sono andato via da sola, ma insomma, non avevo bisogno di lavorare, ma ho sempre lavorato cercando di fare delle cose che mi dessero una soddisfazione al di fuori dell'università. E anche più self-confidence, per forza. No? Molto, molto più self-confidence, perché poi, appunto, avete la sensazione che quello che state facendo, comprando, eccetera, eccetera, ve lo state meritando perché ve lo state pagando da soli. Ma al di là di questo, in Italia c'è poco questa mentalità, perché c'è più un sto all'università, faccio Lavoro? Sì, lavoro, studente. esatto. Quindi Mi cascano i bracci. questo è molto vero. In America c'è invece l'usanza: durante l'estate non vado 3 mesi in vacanza, ma vado dal giudice a fare l'internship, vado dall'avvocato a fare la pratica, vado a fare uno stage in un'azienda, di tutti i tipi. Questo sicuramente sarebbe un'ottima idea, iniziare a farlo anche qui. Non perché magari avete bisogno, ma perché dite: ok, quest'estate, invece che andare, non so, 10 giorni a Ibiza, 10 giorni al Circeo, 10 giorni a Santa Marinella, con gli amici vado un mese a fare uno stage, o a imparare a fare un corso magari di formazione. Diciamo, investite su di voi, investite sulla vostra preparazione professionale. Perché se no ci sarà sempre una barriera, sarà sempre quell'idea di quello che farò dopo. Dovete iniziare a pensare che voi siete già preparati
dei legali, voi dovete già trovare, anche se non fosse un lavoro strettamente collegato con diritto, anche un lavoretto di qualsiasi cosa, dove potete imparare i fantastici transferable skills, cioè quelle capacità di lavorare in squadra, migliorare magari l'inglese, migliorare le iniziative problem solving, tutta una serie di cose che come studenti sì, organizzarvi i compiti e i quaderni è un problem solving, ma non ha niente a che fare che anche un lavoro di minimo difficoltà e anche in un ristorante, non dico babysitting perché spero che tutti avete fatto questo nella vita, almeno qualche lavoretto così, ma di avere un capo, di avere la possibilità di relazionare con un capo in una società, in un business, in qualsiasi organizzazione, anche a livello volontario, anche in un onlus, dedicate il vostro tempo e mirare e imparare come fare una bella figura per un datore di lavoro, come seguire, come riempire, dargli idee, dargli un aiuto, cercare di risolvere i problemi che loro magari non hanno pensato neanche esistessero. Chiaro. Tutte le volte, queste sono le cose che poi, in quella famosa pila dei curriculum vitae, che un datore eventuale di lavoro si trova, vede queste esperienze lavorative, non importa quanto era compensato o se fosse compensato affatto, importante quello che hai fatto, quello che hai imparato di quelle esperienze e di non avere buche, totale esperienza lavorativa zero, cioè, è terribile quello, dovete iniziare con piccoli passi in questa direzione per non arrivare poi un domani con il primo lavoro già laureato in diritto, nessuna esperienza lavorativa, io sarei stata terrorizzata. Giustissimo, no? Per i ragazzi, cioè ci sono per i ragazzi viene l'esempio del calcetto, no? Se voi state scegliendo le persone per giocare a calcetto, cioè avete 5 persone, non potete scegliere un numero infinito, cercate, è normale, no, che volete nella squadra uno che già sa giocare e che magari è anche abbastanza forte, uno che arriva e dice "Io non ho mai giocato", diciamo, non è proprio ben visto nel campo. Stavo pensando a quale può essere l'alternativa femminile, però insomma il concetto è abbastanza semplice da capire. E sicuramente c'è una cosa che vorrei aggiungere. Nella mia esperienza, cioè io non ho mai cercato, e lo dico veramente mi sono reso conto che non tutti la pensano come me, ma io non ho mai cercato il posto fisso, cioè non ho mai avuto la sensazione di dire trovo uno che mi dà uno stipendio. Mi piacerebbe, in astratto mi piacerebbe avere qualcuno che mi pagasse quello che voglio essere pagato, per fare quello che voglio fare, sarebbe il top, no? Sono andato, ero a Washington a un meeting e c'è stata una conferenza bellissima sul lavoro oggi, sul fatto che oggi la problematica mondiale è la mancanza di lavoro. E perché la mancanza di lavoro? La mancanza di lavoro in realtà è ad oggi globale intorno al 10% la disoccupazione. Il problema è che la disoccupazione, nel conto di questa disoccupazione globale, non vengono tenute in considerazione i fattori reali, perché chiedo a una persona: tu che hai lavorato nella scorsa settimana o nello scorso mese almeno 5 giorni a settimana o 30 ore a settimana? Sì. Per qualcuno o per te stesso? Quella è la risposta. Allora gli viene un quadro che è il 30% o 35% sono dipendenti, il 35% sono self-employed e il resto magari è disoccupato, ma alcuni con alcune differenze. Il problema è che quelli che magari dicono ho lavorato per me stesso sono cioè quello che c'ha la fattoria in India, che magari sì, lavora per se stesso più di 30 ore al giorno, più di 30 ore a settimana, ma in realtà vive con meno di 2 euro al giorno, e quello che fa il mendicante fuori pure lui ha lavorato più di 30 ore al giorno, più di 30 ore a settimana, e lavora per se stesso, però non, diciamo, non è considerato un lavoro. Noi tendenzialmente quando pensiamo al self-employed pensiamo al piccolo business o all'imprenditore, quindi questo abbiamo in mente.
se si vanno a vedere i dati reali, cioè chi vive sotto la soglia di povertà e via dicendo, la disoccupazione, quelli che hanno un, chiamiamolo, un buon lavoro, cioè un lavoro dove hanno gli strumenti per farlo, fanno quello che gli piace e, o che almeno gli riesce meglio e hanno soddisfazione. In questo sono neanche il 30%. Quindi alla fine si percepisce che c'è diciamo, se vogliamo, infelicità collettiva perché nessuno fa il lavoro che vorrebbe fare essendo pagato quanto vorrebbe essere pagato. Tranne noi. Tranne noi. No, no, la verità è che io quindi non ho mai cercato questo e nel mio lavoro ho sempre avuto, io praticamente dal primo momento ho sempre guadagnato, se vogliamo, portando i clienti io, quindi ho È sempre lavorato. paradossale, Sì, è molto paradossale perché invece che andare da un avvocato a dire ok, vengo, fammi, insegnami, trovi i tuoi clienti, io andavo e dicevo ok, come posso fare? C'ho l'avvocato che sa fare questo lavoro, a chi è che serve questo lavoro? Serve a Tizio, Caio, serve? Ok, e cercavo di capire come potevo portare clienti. Poi sì, avevo, magari mi davano il lavoro, lavori sui clienti dei vari avvocati con cui lavoravo, però tendenzialmente ho sempre cercato di generare un fatturato, un business in qualche modo, perché poi alla fine ve ne accorgerete, fare l'avvocato, come mi chiedevate, è fare un business, cioè lo puoi fare in società, lo puoi fare da solo, ma è un business. Quindi in realtà io non avevo mai pensato a me come una società, cioè come un business dove devo fare un po' di marketing, devo fare un po' di lavoro perché devo far sì che il marketing che faccio, quindi i clienti che trovo, siano contenti, devo fare pubblicità o devo fare si chiama research and development, quindi devo aggiornarmi per far sì che sono sempre performante e nello stesso tempo devo pure avere una vita personale e sociale che sia quantomeno accettabile. Fare tutto questo richiede time management, richiede diversi sforzi ed è una cosa che iniziare a pensarci da oggi, cioè io tra 5 anni dove mi vedo, che cosa mi vedo a fare, quanto voglio guadagnare, voglio lavorare per me stesso o per un altro, voglio lavorare con 100 persone nello stesso ufficio o con 3 persone, family office o diciamo un family business o un numero molto più piccolo. Questo è soggettivo sicuramente, E però. più esperienze fai, meglio potete decidere queste cose. Che ne sapete se non avete mai lavorato affatto? Che ne Esatto. sapete? E soprattutto. Non arriverà nessuno a darvi il lavoro perfetto, il lavoro che Tu quanti ne hai perché, passati? come vi dicevo prima, l'employer, la persona che vi assume, cercherà sempre di darvi il Il meglio. minimo indispensabile per farvi andare al lavoro ogni giorno e mai abbastanza per far sì che potete smettere di lavorare. E se Però voi piano state lì. piano. E l'employee, cioè il dipendente, farà sempre il lavoro sufficiente a non essere cacciato via il giorno dopo, ma a poter fare altre cose, a potersi divertire, eccetera, eccetera. Quindi non farà mai più di quello che è il minimo indispensabile per non essere cacciato. Questo, secondo me, è il rapporto, diciamo, dipendente, employee-employee. Secondo me. L'idea invece di arrivare con un'ottica più attiva, quindi con una chiamiamola iniziativa di imprenditoriale o comunque semplicemente iniziativa, chiamiamola, cioè di essere proattivi rispetto a questa opportunità, dire cosa posso fare, cosa posso portare a un'azienda, perché questa persona dovrebbe scegliere me per lavorare con me. E una cosa che dobbiamo abituarci è non lavorare per, ma lavorare con, perché oggi il mondo del lavoro si sta sempre più sgretolando, quindi a me piace molto, non mi piace dire lavoro per Tizio, ma lavoro con Tizio, perché? Perché tanto oggi lavoro con lui perché lui mi dà dei soldi perché io gli faccio qualcosa, domani magari lavorerà lui per me perché io gli do dei soldi perché lui fa qualcosa per me, e questo sempre parlando di soldi, ma può essere favori, servizi, quello che è, insomma, però veramente è una visione molto più, se vogliamo, cooperativa che non.
gerarchica dove io lavoro per qualcuno. E questo è un po' il trend che c'è in America e che arriverà qua. In novembre ci sarà un Career Day che hanno avuto qui all'università negli ultimi anni. Non so che giorno è, ma vi incoraggio a tutti di andarci, di guardare, non mi ricordo di guardare il sito, e di presentarvi, cominciate a fare il curriculum, cominciate a riempirlo con cose da mettere e cominciate anche di buttare giù questo curriculum in inglese. Provatelo, non è facile e non tradurre certe cose che non andrebbero tradotte. Bravi, tipo bagno di Ripoli, non me lo scorderò mai, Baths of Naples, quello, indirizzo. Quello perché Google Translator, ricontrollate il Google Translator. Per favore. E, niente, detto questo, altre domande? Un'altra domanda? Vai. Allora, una è se la vita di un avvocato quotidiana in America è come fanno vedere i film, grandi arringhe di fronte alla giuria oppure comunque... un'altra invece squisitamente tecnica proprio è quali esami dobbiamo sostenere nel semestre in cui andiamo in America e nei tre semestri successivi. Ok, allora grazie per le domande. La prima molto semplice, la risposta è sì se fai litigation e in nel senso che nell'ambito delle pratiche, cioè del lavoro in America, ci sono tanti ambiti. Io per esempio in tribunale sono entrato veramente poche volte perché faccio più stragiudiziale, contratti, ho scritto anche documenti di litigation ma non vado a discuterli, non perché non mi piace, perché ho avuto questo tipo di percorso, magari non è detto che in futuro non inizierò, però diciamo ho avuto questa esperienza. E nello stesso tempo è così, anche se ovviamente nel film riprendono una parte, quindi di quell'udienza diciamo molto cinematografica, molto bella, con botta e risposta, il test, il colpo di scena, eccetera, eccetera. Ci sono 46 udienze prima che non si sono viste, dove vai là e di fronte al giudice dice: giudice, dobbiamo rimandare udienza perché non siamo pronti. Ok, rimandiamo l'udienza, oppure giudice, dobbiamo... Più tipo l'Italia, con tempi ovviamente neanche dimezzati, ma proprio un quarto se non meno, e con una diversa efficienza sicuramente. Per quanto riguarda la parte tecnica, in realtà non sono io la migliore persona a cui chiedere, ma è probabilmente Rebecca, perché non so esattamente come è strutturato oggi, perché ci sono stati dei cambi e quindi non so esattamente quali sono. Io ti posso dire che il primo semestre generalmente erano contracts, torts e criminal law, che erano le tre principali, e c'era la parte pratica, perché la parte pratica si fa il primo anno, sono due classi, quindi primo semestre e secondo semestre, dove ti insegnano proprio a scrivere, a fare un minimo di brief, ti fanno scrivere per la prima volta. Io mi sono trovato per la prima volta a scrivere qualcosa basato su quello che studiavo, piuttosto che semplicemente ripeterlo. E poi secondo e terzo, il secondo semestre erano ancora tutte materie obbligatorie, quindi c'erano diritto costituzionale, procedura civile, evidence, sì, diciamo le materie big. E poi dal secondo anno era un po' più opzionale, cioè c'erano alcune materie che potete scegliere, alcune materie che sono obbligatorie, però insomma era più un pochino più libero. Comunque, però ecco, quelli che vengono riconosciuti qua, cioè quelli che dovete evitare se volete fare questo, per non fargli due volte, non fargli contare torts and contracts as convalidated exams, sarebbero civile 2, che non c'è più. Civile, ecco, poi fare civile, contracts comes in as civile, è giusto? Sì, erano due esami. E penale 2. Penale 2 e civile, e l'altro viene come un optional. Ok? Comunque. Lascia perdere, ci tocca farlo qua. Sì. Ho levato questa curiosità. Spero di, non so se ho risposto, ecco, se abbiamo risposto più o meno alla domanda. E se no comunque è online, però se mi manda un'email dicendo di aggiornarlo, perché non sono sicuro che è aggiornato. Perché... Non c'era un'email,
Ok, allora mi mandi un'email così mi ricordo di farlo. Una domanda per la professoressa Spezzimilla. Quando si può, cioè se si può venire a ricevimento per chiedere informazioni? Certo, come no, io sono il martedì mattina dalle 10 alle 12, prima della lezione, quindi è nella stanza 239. E se volete venire tutti insieme sarebbe fantastico. No, così in genere ci sono più persone insieme. E comunque, se quell'orario non vi sta bene, mi scrivete e stabiliamo un altro appuntamento. Intanto poi devo chiedere scusa per oggi perché non sono stata presente stamattina, non so quante persone eravano per la lezione e che Rosario, mio assistente, ha voluto tenere, però c'è stata una confusione, io non stavo tanto bene stamattina, tossivo con la matta, quindi adesso sto bene, ma la lezione di pronunciation è stato spostato e questo è già un aiuto che vi possiamo dare nel frattempo che studiate inglese, parlate inglese, ascoltate, guardate Good Wife on television, fate tutto quello che trovate, una fidanzata, un fidanzato americano, va bene, c'è gli studenti di Arcadia qui, sì. E noi ripeteremo questo piccolo, questa lezione che vi aiuterà anche a essere capiti, perché parlare e leggere sono due cose diverse, no? Quindi guardate anche il sito, guardate, fate like su Studying Law at Roma 3, sulla pagina Facebook, e lì annunceremo quando faremo questo prossimo make-up date, per quello, ok? E poi venite a vedermi quando volete. Allora, la curiosità, perché ho conosciuto prima la fama dell'avvocato Valerio Spinaci che il dual degree. Incredibile, addirittura la fame, forse. Oltre lo studio da aver fatto qui la giurisprudenza, no? la fatica che comunque tutti gli studenti stanno facendo, è andata addirittura anche in America e ha avuto grandissimo successo, insomma, quattro barri, eccetera. Qual è il suo metodo di studio? Come funziona? Oh, allora, grazie della domanda. Grazie. Sei mitico, diciamolo. Mitico addirittura. No, io allora devo essere sincero. Innanzitutto ho avuto in passato, ho avuto realmente dal primo giorno di Roma 3. Perché sono venuto a fare la quando c'era il, oggi non so ancora, c'è il numero chiuso ancora, c'è il test iniziale, sì, lo fate ancora? No, sì. Tutti quanti avete fatto, ok, io ero venuto a fare il test iniziale, fatto questo test esco, mi danno un volantino, vieni a fare un corso di memoria e letture tecniche di memoria e lettura veloce, faranno fermato perché ancora li fanno, e io sono andato e ho partecipato a uno di questi corsi di tecniche di memoria e lettura veloce e ho anche iniziato a collaborare con l'organizzazione che li vendeva, l'ho venduti per un paio di anni, ero anche molto bravo nella vendita, quindi posso diciamo, immaginare, mi so, esatto. Quindi ho sempre molto persistente, quindi devo dire quello mi ha dato se non un'impostazione di tutto quello che ho imparato, vi posso fare un riassunto proprio perché poi sono corsi abbastanza cari, nel senso che costano 600 euro, mi pare 600-1000 euro per un weekend, no lo so, immagino, per un weekend. Devo dire che a me è servito, cioè io ora farò sicuramente contento qualcuno di questi venditori che la prossima volta riuscirà a darvi, a invitarvi alle conferenze, no? Perché poi andate alle conferenze, fate il corso eccetera. Io devo dire che mi è servito molto, mi è servito da una parte per le tecniche vere e proprie, perché sono tecniche che comunque funzionano, in particolare, e lo dico soprattutto per l'esperienza americana, per quella italiana mi sono anche servite perché si memorizzano anche gli articoli e tutto quanto, mi è servita più l'idea delle mappe mentali, che sono una maniera di prendere appunti che non avevo mai sperimentato prima e che in effetti è molto, ma molto, ma molto più efficace e anche divertente, visiva. Rimane visiva, sì, rimane impressa, eccetera, eccetera, che dovrebbe essere insegnata in tutte le scuole elementari, perché veramente anche quello è life changing, quindi vi apre la mente e vi aiuta a ricordare meglio quello che studiate e a capire anche meglio, perché
uno organizza e certe volte vedendolo dici: ah no, aspetta, ho sbagliato perché ho messo la relazione tra questi due concetti, non è quella che ho disegnato, ma è un'altra relazione, e quindi organizzate meglio il pensiero vero e proprio. E quindi quello sicuramente è stato un punto di partenza, ma in realtà quello non mi ha, se vogliamo, cioè non è stata l'unica cosa, perché poi io ho iniziato a lavorare con loro, siccome lavoravo con loro, tra l'altro un po' studiavo meno, o comunque, cioè, per dire, ho fatto fatto l'esame in 5 giorni, ho preparato l'esame in 5 giorni, poi magari, diciamo, la preparazione in 5 giorni non era comunque la preparazione che avrei avuto se avessi studiato per un mese o due mesi, però sicuramente passavo gli esami, mi dava molta motivazione, perché la verità è che molto spesso la preparazione conta, ma anche l'attitudine, l'atteggiamento con cui io vado a fare l'esame, a fare la prova, a studiare, cambia tutto. E questa è una cosa che imparai al corso di memoria e poi ho letto mille volte in libri. Io consiglio che do a tutti oggi: se volete fare il corso di memoria, fate il corso di memoria, perché comunque vi aiuta e vi apre la mente a tutto un mondo di sviluppo personale che io non avrei affrontato, non avrei scoperto senza il corso di memoria. Però al di là del corso di memoria, la cosa che veramente aiuta è tutto questo mondo di formazione e sviluppo personale. Parliamo di dei famosi motivatori, dei famosi, no, che spesso sono considerati, no, quasi dei farabutti o dei approfittatori, cioè se ho sentito di tutto, ma invece sono veramente dei concetti utili ad avere quella forza interiore, quella sicurezza in se stessi, che poi mi permette e vi permette di andare a fare una qualsiasi cosa, che può essere dal conoscere una persona, un ragazzo, una ragazza, al fare un esame, al fare un colloquio di lavoro, andare a seguire un caso. E tutte queste dipende sempre da come ci andate, perché qualunque cosa voi crediate, alla fine è vera. Cioè, se voi credete di farcela o di non farcela, avrete comunque ragione, diceva un grande personaggio. E questo è vero, questo è verissimo. Vi troverete, e tutti quanti avrete sperimentato questa cosa, perché se voi andate a fare andate a studiare anche, non parlo neanche dell'esame, ma andate a studiare, tutti quanti avete fatto matematica al liceo, se voi andavate a studiare matematica, mai fatta? Matematica no, mai, neanche ai elementari, impossibile, no, qualcosa. Però esatto, se uno quando studia matematica ha in testa, se avete in testa "non sono bravo in matematica", l'azione viene influenzata, perché a quel punto non vado lì con l'entusiasmo, con la voglia di farci, vado lì: no, non sono bravo, ancora matematica, no, faccio così. Che succede? Che l'azione è moscia. Allora il risultato molto probabilmente non sarà dei migliori, quindi automaticamente non mi viene il problema, non mi viene l'equazione. Quindi che cosa faccio? Il risultato è negativo, vado a rafforzare la mia idea che non sono bravo in matematica. Vedi, non sono bravo in matematica. Viceversa, se sono, no, vado lì con l'attitudine: sono bravissimo, ma sono un campione in matematica. Magari non è vero, sono una zappa, però vado, dico: va bene, sono bravo. Allora vado a fare il problema, ci metto proprio, va perfetto, la grande, sì, vai, mi viene sicuro, arrivo alla fine. Che succede? Se non mi è venuto il problema, dico: è sbagliato il libro, oppure vado, riprovo, perché non mi è venuto, vedi, molto probabilmente il risultato verrà, e a quel punto vado a rinforzare la mia, diciamo, consapevolezza, la mia credenza, poi, perché è un momento in cui mi sono convinto di quella cosa, che sono bravo in matematica. E questo si applica in tutto, veramente in tutto, e è una cosa che anche per me
si allena, cioè è una tecnica, chiamiamola così, che si allena, per rispondere poi alla fine alla domanda, e che il metodo di studio può essere quello che volete, cioè veramente non c'è un metodo in particolare, cioè da una parte la forza di volontà, cioè che bisogna studiare perché non ci sono scorciatoie, quindi se non studio le cose non c'è una bacchetta magica che metto la mano sul libro e imparo le cose. E nello stesso tempo mappe mentali aiutano, corsi di memoria aiutano, anche video aiuta, ci sono un sacco oggi di app, di video, di cose, di aiuti allo studio, però sicuramente il vecchio, diciamo, leggo studiando in gruppo, cioè ci sono molte, io personalmente ho dei clienti, conosco diverse persone che stanno sviluppando delle app per insegnare in maniera interattiva attraverso internet, ovviamente anche nel diritto si applica in maniera limitata questo tipo di insegnamento, però ci sono tanti, Coursera, General Assembly, ce ne sono diverse startup che stanno veramente rivoluzionando il mondo dell'educazione negli Stati Uniti, e questo è una cosa che sempre di più prenderà piede, però sicuramente fattore comune è che o davanti al computer, o in classe, o con gli amici, al parco, così, bisogna prendere un momento per far entrare quelle informazioni. Finché non avremo la USB nel cervello, bisognerà comunque avere questo tempo, dedicare questo tempo all'acquisizione di informazioni. Dopo, sull'organizzazione, eccetera, poi i metodi sono veramente infiniti. C'era un'altra domanda qui e poi veramente dobbiamo lasciare l'avvocato e la stanza che, pure che non so se la tipologia dei metodi degli esami si trattasse di multiple choice quasi grazie, nel senso che l'avevo detto prima, in realtà avevo detto brevemente, tutti gli esami americani sono sempre scritti, quindi sempre, perché l'orale non è cioè, ecco, no, è troppo soggettivo, cioè è difficile fare anonimo, quindi ci sono la maggior parte degli esami nella law school sono saggi, cioè sono essays, quindi un parere praticamente su una questione specifica. E invece per quanto riguarda il bar exam, cioè ogni stato ha una cosa diversa, per esempio New Jersey fa solo saggi anche loro, la California anche solo saggi, Florida e New York fanno un misto, quindi metà multiple choice, metà saggi, e alcuni professori per questo motivo mettono anche delle multiple choice. Però ecco, il multi-state bar exam sono solo multiple choice, invece, cioè, perché nel bar exam sono due giorni, uno è per tutti gli stati e uno è specifico per quello stato. Quello per tutti gli stati sono solo multiple choice, 200 multiple choice, quindi vuol dire 200 casi specifici in cui voi dovete dare una risposta, dice questo è il caso, in due secondi devi leggere che caso è, capire qual è la questione, si tratta di un contratto, di uno arrestato, Cizio, criminale, eccetera, e capire qual è il problema e rispondere, quindi questa è la cosa. E anche lì sugli esami, qualunque sia l'esame, cioè l'obiettivo è sempre capire, cioè fare gli esami alla fine è il meno, è capire come fare l'esame, diciamo, e quello, su quello ci sono poi corsi appositi per farlo. Dopo la laurea c'è uno alla Nova che danno sì, questo corso, sì, ce ne di sono review diversi. Course. Okay. Il corso un paio di mesi, un paio di mesi, corso, per fare sì, il bar. 6-8 settimane sì, forse. Sì, un mese e mezzo. Poi comunque per qualsiasi cosa, ecco, io rimango a disposizione, se volete potete aggiungermi su Facebook, io ho dei biglietti a visita, non so se sinceramente, se non credo di averne per tutti, ma posso lasciarvi, guarda, esatto, scrivo la mia email e per qualsiasi cosa non fatevi, ecco, al massimo vi perdonatemi i tempi di risposta perché viaggiando, vi lascio la mia mail personale, che è valeriospinaci@gmail.com, quindi molto facile. E diciamo, se vi serve, ripeto, Facebook, Skype, non so se serve sì. Skype, vi posso lasciare il cellulare americano che è
devo dire che quello italiano sono appena arrivato, devo riattivare, quindi non funziona, sono più 1001 e potete, diciamo, sono ben contento di rispondere a domande o cose. Grazie a voi per essere, un applauso a voi per avermi sopportato per 2 ore. Ma erano molto interessati, non ho visto molto gente che guardava Facebook o altre cose. Questo, anzi, vi ringrazio, non si è addormentato nessuno. Mi aspetto in 2-3-9. Poi l'ultima cosa voglio dire, in marzo probabilmente ci sarà la professoressa Cabascio che verrà a presentare, se no lo faremo noi internamente, comunque ci saranno altre opportunità. Ok? Grazie per essere venuto.